Prova, prova, prova. Adesso ti sento. Sono Edoardo e anch'io, come Giorgio, compro i grandi magazzini. Ah, che citazione spettacolare! Anche Bonanni Ho compra i magazzini. visto live con Wes, insomma, nonostante il delay e il problema audio. Ti faccio entrare, vediamo se funziona al Sì. volo. Tac. E eccolo! Eccoci. Ciao Edoardo, grazie Ciao a tantissimo per la tutti. tua presenza. Ciao, Grazie a ciao, te ciao, per ciao. avermi invitato. Ciao. Sono un po' emozionato perché so cosa si prova a essere in Google e essere richiesti per qualche interview. Forse tu sei da Sì. troppo poco in Google, per cui non sai come funziona, ma tipo, ai miei tempi ricordo che c'era del tipo, se vai da qualche parte a fare delle interview, tu non stai parlando a nome di Google, tu non stai parlando a nome di Certo, Google, certo. non puoi dire niente se non queste cose qua, guarda, che sono cose che sono già pubbliche, ovviamente, ovviamente. Ma Non infatti, diciamo, prima per mettermi al sicuro, ho già letto un po' di go slash links relativi alle varie bravo, bravo. policy, eccetera, per chiaramente tutelare tutte le varie Ottimo, parti. ottimo. Sento un minimo di ritorno. Sto pensando, vediamo un po' se c'è qualcosa che non va. Perché si sente un po' troppo alto l'audio. Vediamo un po', abbasso un pochino la Provo. capture. Ok. Sento un po' Ormai mi di. sembra di capire che tutti i primi minuti ormai vengono investiti in Sì, sistemazioni tecniche. Eh sì, perché ogni volta c'è una persona diversa, con un setup diverso, Sì. però adesso almeno la scena è fissa, il link che ti ho Ok. mandato è fisso, per cui chiunque arriva è già setupata la scena grafica. In genere i problemi Sì. sono un po' più audio, quello purtroppo. Credo, vediamo un po', vediamo un po'. Quando Rip intervisterà Jeff Dean non si sentirà nulla. Quanto mi mancano i link interni su Jeff Dean, quanto mi mancano. Ok. Allora, mi dicono che c'è un leggero ritorno. Vediamo un po', sto pensando cosa posso fare io. Provo a fare delle piccole cose io, ma non credo che siano quelli. Ok, Se io sì, muto qua, anch'io in parallelo ho aperto la chat, quindi più o meno leggo. tu mi senti? Tu Io ti mi sento, tu mi senti? senti? Ti sento, ma credo. Sembra ok ora? Ok, perfetto, Prova, ho prova, prova. capito. Ho capito qual è il problema. Nella pagina del director di Video Ninja avevo l'audio, ho due Ok. audio attivi. Perfetto, mea culpa. È incredibile, anche i professionisti sbagliano. Benissimo, allora, ripartiamo da capo. Mi prendo un po' la briciola di scaletta che mi ero segnato, ma tanto poi andremo molto molto a braccio. Intanto. Beh, presentati anche a me perché noi la prima volta ci vediamo. In genere Sì, due chiacchiere le è faccio la. prima, non c'è stato modo purtroppo, mi spiace. È Però. la, è la. Anche se voglio dire, già che colgo l'occasione, insomma, per dirti che sono felice rispetto alla notizia di tua figlia. Mi avevi brevemente detto, no, che è stata una settimana complicata, Sì, non so, e in realtà è quindi. dal 30 gennaio, quindi diciamo che è stato un febbraio un po' brutto fino adesso, però per fortuna mia figlia è tornata a casa, dovrà tornare in ospedale fra poco, vabbè, ma comunque va tutto bene, per cui va bene così. Ok. Fino adesso è stato un periodo un po' duro. Però, allora, parliamo intanto di te. Parliamo Presentati. di me. Allora, mi presento, sono Edoardo, ho 28 anni, sono entrato in Google da 6 mesi, quindi sono Wow. un Noogler proprio per definizione. E diciamo, l'idea Il di contattare cappelletto non ho Giorgio, preso, il sì, cappelletto tra non l'ho l'altro preso. io ce l'ho qui, aspetta, lo prendo al volo. Ah no, io ce n'ho tipo ancora due, tre. Ne ho presi in Eccolo qui. prestito una decina di cappelletti da Noogler con Eccolo l'elichetta. qui, diciamo, l'orgoglio di tutti i vari new joiner. No, è nulla, e quindi l'idea è stata un po' quella di scrivere a Giorgio, di contattarti, perché chiaramente ho visto, soprattutto quando si trattava di contenuti live, video riguardanti YouTube, tantissime persone spesso ti scrivevano, ti facevano domande, e siccome anch'io mi sono trovato, diciamo, da quella parte, l'idea è stata un po' quella di dire, ok, magari scrivo a Giorgio. Innanzitutto, semplicemente per un confronto, e poi in generale ho detto magari riusciamo a tirare qualcosa, a tirar fuori qualcosa di valore per la community e quindi magari a rispondere ad alcune domande che è normale che una persona dall'esterno si faccia. Io ricordo che ho visto un po' di commenti che avevi lasciato nei miei video, erano tutti quanti molto Sì. puntuali, per cui ovviamente sei in Google, quindi sei un po' più fresco di me perché ne sai, sei un po' più dentro l'ambiente, ne sono uscito io da 2 anni, l'ho scoperto perché appunto mi si è rotto il cellulare
poco fa e ho visto che l'ho comprato perché stavo uscendo da Google, quindi ho mollato il Sì. Corpphone e questo ha 2 anni di garanzia e l'ho comprato 2 anni e una settimana fa, per cui legge di Murphy, penso la programmata dovrà Sì, esplodere sì, sì. settimana dopo. Allora, tu di dove sei? Che storia hai? Che cosa fai in Google? Domande, Allora, fatti domande classiche, datti delle risposte e Ok. poi andiamo su cose interessanti. Nato e cresciuto in provincia di Lecce. Io sono pugliese. E diciamo, spezzando immediatamente, tagliando la testa al toro immediatamente, ho studiato economia. Quindi, magari questo appunto, come avevi già mandato nel messaggio Telegram come presentazione, appunto, questa sera tendenzialmente parleremo, no? Di un ruolo non software engineer. E quindi, diciamo, la conferma di tutto ciò è il fatto che io comunque abbia studiato economia, sia in triennale che in magistrale, e ad oggi ricopro la figura, diciamo, la mia job title è Shopping Product Specialist. Quindi sono uno specialista di Shopping prodotto, Product Specialist, product ora specialist. arriviamo. Quindi sono uno specialista di prodotto e il prodotto in questione è Google Shopping. Stavo per chiedertelo Tra io e ce lo chiede Hype Mill. Tu non Ci ti. sono, tra l'altro, devo disattivare un secondo il Google Home perché altrimenti ogni volta che dico Google Ok, ho Google, dimenticato compra di. 100 kg di. Allora, dicevo, tu ti sto condividendo tra l'altro la schermata, immagino se tu Sì, stai. Vedi quello che stiamo la vedo, la vedo. streamando. Ok, questo è un Sì. piccolo improvement che ho fatto oggi, così almeno chi sta chattando con me vede quello che sta uscendo. Quindi vedi anche i Ok. commenti in chat, se ti interessa qualcosa sentiti libero di prendere e rispondere. Dicevo, a parte molti dicono, mio concittadino, un altro della mia zona, ok, dai, grandissimo. Però chiede Hype Milo e lo stavo per chiedere anch'io, perché non mi ricordo se te l'ho già chiesto, Google Zurich. Zurigo. Allora, questa è una gran bella domanda. Nel senso che ufficialmente Google Shopping in questo momento c'è una divisione in cosiddetti pod, quindi Google Shopping rientra sotto il pod di Commerce e Commerce, diciamo, vede le sue due sedi, due suoi centri nevralgici in Irlanda, a Dublino, e in Polonia, a Wrocław, che in italiano, diciamo, si chiama Breslavia. Io nel momento in cui ho applicato per Google si era aperta soltanto la posizione in Polonia, quindi ufficialmente il mio ufficio di riferimento è quello di Breslavia, però al momento mi trovo in Italia da quando ho iniziato, perché diciamo per il discorso pandemia e per tutta una serie di policy comunque interna a Google mi è stata offerta la possibilità dello split start, quindi la possibilità di Split iniziare a start, lavorare. parla, parla. Split start. Che Split significa? start è nel senso, nel momento in cui mi sono trovato dopo aver accettato l'offerta da parte del recruiter, diciamo, c'era una serie di discussioni relative, ok, quando dovrai trasferirti, tutta la tematica relativa alla relocation. E quindi ho detto, nel senso, guardate, al momento la mia situazione è questa, poi in parallelo è anche scoppiata la terza ondata, credo, la quarta ondata, e quindi diciamo c'è stato un problema globale e di conseguenza loro mi sono venuti incontro offrendomi questo split start, che è tendenzialmente, poi io ho scoperto essere una cosa abbastanza comune, soprattutto in questo periodo, quindi loro ti danno la possibilità di iniziare immediatamente a lavorare nel paese in cui ti trovi, aggiungendo una piccolissima clausola che prevede che prima o poi dovrai fare una relocation che Ok, sarà concordata col tuo manager. però quindi tu hai un contratto, credo, based in Wroclaw, come si chiama? Aspetta, No, nel senso ho firmato due contratti, ho firmato un contratto per ok. Google Italia e un contratto per Google La domanda Polonia su e tutt'esa attualmente. era il salario è italiano, è Allora, pacco. sì, diciamo che chiaramente questo discorso dello split start comporta anche una differenziazione in termini di Di salario, perché compensation. ovviamente viene di compensation, perché ovviamente viene calcolata sul costo di vita medio del paese in cui ti trovi. E quindi, diciamo, ovviamente, diciamo, per il discorso da Google Italia, la compensation è in euro, invece per Google Polonia sarà in zloty. Quindi al Ok. momento sono sotto Google Italia. Ok, quando hai detto pod mi è scappata la risata perché immagino già conosci, sono cose che forse già non sai ancora, ti faccio un po' da Noogler Vai, vai, vai. training. Sai che esiste una pod Official Disambiguation Guide? Perché pod è l'acronimo più usato in Google
e c'è una Ah, guida. Tu ok. cerca pod disambiguation guide internamente su MoMA e Ok. troverai un PDF, una presentazione che si chiama pod stesso, si chiama anche lei pod, che sta per pod official disambiguation, così, che mostra tutti i 20 significati dell'acronimo pod in Google. Ok, Fantastico, fantastico. sì. Mi ricordo era una sorta di Ma ci chicca sono immersiva. diverse, infatti c'è che spesso, soprattutto all'inizio, appena ho iniziato a fare i primi meeting col team, eccetera, nel momento in cui sono subentrate tutta una serie di metriche, c'erano un sacco di abbreviazioni e quindi ho dovuto utilizzare il go slash Glossary o what the what the fuck? fuck. Esatto, Go slash esatto. WTF, per in realtà è un redirect a go slash glossary. Glossary è il nome Esatto. ufficiale, poi un po' sì, tutti quanti Esatto, TLA, i three letters acronym si chiamano, che esso stesso è un three letters acronym. Vabbè, ok, un po' di nerdate da Google dell'inizio, ti diverti a fare queste cose qui. Tu quindi sei in Italia, lavori da remoto, hai fatto un onboarding remoto. E prima o poi c'è la promessa, cioè l'agreement che prima o poi ti trasferisci lì. esatto. Vediamo un po', vorrei esplorare varie questioni. Primo è intanto tutto il percorso che ti ha portato ad entrare in Google. Poi Ok. parliamo della tua posizione attuale, futura evoluzione e cose del genere. Raccontaci un po', tu cosa fai? Cioè, qual è il tuo lavoro in Google? Cosa fai? Di cosa ti occupi? Allora, come dicevo prima, il job title ufficialmente è Shopping Product Specialist, che comunque, diciamo, cercando di contestualizzare un po' meglio, rientra nella categoria del Solutions Consultant. Il Solutions Consultant, che diciamo per farla breve, è una posizione di puro troubleshooting, nel senso Ok, che arriva un problema e bisogna trovare una soluzione. Questo è non proprio. lato dev, non lato dev, Non cioè lato niente a che dev, non fare. lato dev, Come sai che fra un po' no. entreremo in parlare in una lingua e capiremo solo io e te. Può Stai facendo essere. sei in GBO, sei immagino. Sì, esatto, Global Non, Business Opportunity, sì. scusate ragazzi, GBO è sales, tra virgolette, Esatto. non tech, ok. Quindi, Esatto, e che quindi tipo di diciamo problemi? Che che tipo di problemi? Perché prodotto essenzialmente? allora, il prodotto ovviamente in questione è Google Shopping, e in particolare i due temi e i due tool principali, diciamo, impattati da questi problemi sono tendenzialmente il Merchant Center, quindi che è l'interfaccia, diciamo, il front-end che i clienti e le aziende utilizzano per caricare i loro prodotti e poi per pubblicizzarli, e ovviamente Google Ads, che è la piattaforma attraverso la quale poi vengono gestite tutte le varie campagne pubblicitarie, shopping, display, YouTube, eccetera. Quindi tendenzialmente questi sono i due campi in cui mi trovo a dover risolvere problemi legati appunto alle campagne pubblicitarie o al merchant center. Ok, questi sono i prodotti. Tu dici, arrivano problemi e cerchi di risolverli. Non so, un esempio di tipo di problema, cosa con... Allora, sicuramente possiamo partire da questo per poi, Ovviamente diciamo. puoi sempre Sì, usare la carta, questo non posso dirlo. certo. Non c'è No, nessun no, interesse a cercare di scalfire qualunque segreto no. di nessun Sì, tipo. è Interessa capire capire cosa magari un po' fai. più in concreto, no? Certo. Allora, sicuramente partiamo da questo e poi magari mi piacerebbe un po' affrontare come è strutturato, no? Il modello di supporto. Allora, innanzitutto facciamo un esempio. Come vi dicevo prima, il Merchant Center, no? Rappresenta il front-end, quindi è come dire, il pannello di controllo che le aziende utilizzano per caricare i loro prodotti. Quindi immaginiamo, ad esempio, sparando dei numeri a caso, un cliente all'interno di un feed, quindi che è un file all'interno del quale carica tutte le, diciamo, tutti i vari attributi dei prodotti, è possibile, ad esempio, per un determinato cliente, diciamo, per determinate categorie di clienti, è presente un limite, ad esempio, sparando numeri a caso, di 1.000 prodotti che si possono caricare. E quindi arriva un cliente e ti dice: guarda, questo limite per È me, basso. diciamo, non è sufficiente, è basso, ho bisogno di avere un incremento della capacity. Che cosa possiamo fare? Quindi questo, diciamo, è più un tipico problema che può riguardare il merchant center. Invece un altro problema, che sono quelli un po' più frequenti, anche un po' quelli più noiosi che il cliente si trova ad affrontare, sono legati proprio agli ads.
Quindi, ad esempio, se io cerco, non lo so, cerco su Google e poi apro il tab specifico Google Shopping, cerco un paio di scarpe e mi compare un annuncio dove al posto di un paio di scarpe c'è una borraccia, chiaramente quello è un Ranking, problema. shopping server, ci ho lavorato, sì. E quindi Madonna queste mia. sono le tipologie, queste Ok. sono problematiche legate a come gli annunci vengono visualizzati e diciamo in alcuni casi ovviamente i problemi possono esserci da entrambe le parti, non è detto che ovviamente sia un problema che è presente soltanto da parte dell'utente. Benissimo, benissimo, ok. Volevo prendere già qualche domanda perché sono molto connesse a Ok. cose, cioè chi chiede il percorso di studio e come si svolge un interview per una posizione del genere, sono un po' connesse, per cui ti chiedo il percorso di studio, quanto effettivamente ciò che hai studiato ti è servito per entrare e ti sta servendo adesso nella posizione e un po' come si svolge un interview per una posizione del genere. Ok, allora io ho frequentato il liceo scientifico, il primo punto di contatto col mondo dell'informatica è stata la scelta, diciamo, ai miei tempi, ormai nel senso sto parlando di più di 10 anni fa, avevo scelto il PNI, il Piano Nazionale Informatico, e quindi di base avremmo dovuto fare un po' più di informatica, in realtà poi in 5 anni nel laboratorio di informatica ci saremmo andati 6 o 7 volte, e l'unico, diciamo, approccio diretto che c'è stato con qualche linguaggio di programmazione, con qualche tool un po' più tecnico, è stato Turbo Pascal. Quindi, a Mamma parte mia, quella, ancora. esatto. E tu hai 28 Io anni, ho ok? 28 anni, sì, e quindi Turbo più di 10 anni Pascal. fa, tra l'altro, ricordo di aver trattato Turbo Pascal proprio durante il biennio, il primo biennio, quindi insomma. Stiamo parlando di un po' di anni fa, ed è stato il primo e in realtà è l'unico approccio che ho avuto con quel mondo. Poi in realtà. Stanno adeguando ai tempi le scuole superiori in Italia, Sì, quindi. esatto. Poi tra l'altro ad oggi credo che in realtà questa distinzione tra i vari ordinamenti non ci sia più, comunque non sia più così tanto marcata, quindi forse l'aspetto, il cosiddetto PNI, quindi Piano Nazionale Informatico, ormai credo che non ci sia neanche più. Quindi Ok. quindi insomma un po' così. E poi nulla, ho deciso di intraprendere un percorso in economia, perché non, nel senso non mi sono mai sentito eccessivamente portato per tematiche estremamente quantitative, quindi in presenza di troppi numeri e formule non me la sono mai cavata troppo bene. E quindi diciamo da qui è scaturita l'intenzione di intraprendere comunque un percorso in economia, perché mi sono fatto chiaramente un po' influenzare dal background familiare. Perché comunque ho mio padre e mio nonno che sono dei dottori commercialisti, invece dalla parte di mamma c'è un'azienda a conduzione familiare, che Ok. anche è stata, e quindi diciamo, intraprendere ai tempi un percorso in economia era lo step più, come dire, più scontato. Diciamo, questo percorso è stato sempre comunque svolto in parallelo con questa grande passione per il mondo della tecnologia, per il mondo tech, quindi è sempre stata la mia passione, sono sempre stato estremamente nerd. Però diciamo uno di quei nerd non troppo, come dire, tecnici, ma estremamente appassionato, ecco. Ho studiato all'Università del Salento, mi sono laureato all'Università del Salento, Ok. e dopodiché mi sono spostato in Svizzera. E questo, diciamo, Dai, era uno dei. oh, Esatto, sorpresa, sorpresa. esatto. Al termine della triennale, sì, mi sono spostato in Svizzera nel 2018 e ho vissuto per un anno nella parte italiana, sono stato a Lugano. All'Università della Svizzera Italiana per l'appunto, e poi ho fatto un semestre nella parte tedesca, sono stato a San Gallo, quindi decisamente Vicino. vicino a Zurigo. Beh, ma a San Gallen c'è la facoltà di economia a San Gallen, è tra le più Esatto, famose del mondo. diciamo Ho che è adesso un stata. amico che studia lì, a parte mi manda delle foto di, cioè c'ho delle meditation room, sembra un ufficio di Google, Sì, sembra, bellissimo. esatto. L'Università di San Ok. Gallo rappresenta la Google delle università, nel senso che è un'università estremamente internazionale, quindi strategicamente avevo deciso, perché ho fatto questo exchange, no, questo Erasmus, diciamo, nonostante avessi la possibilità di andare in America o comunque nel resto del mondo, ho fatto più una scelta strategica e quindi c'era questo programma che si chiamava Swiss Mobility, che
che ti permetteva di rimanere sempre all'interno della Svizzera, però di scegliere un'altra università, e quindi ho scelto l'Università di San Gallo proprio perché credo per 10 anni consecutivi si sia classificata come prima nei ranking del Financial Times. Ok, buono, buono a sapere, cioè, essendo la seconda persona che me lo conferma e poi sta supportando È anche con dei lì, dati, diciamo, è top. è lì che si è sbloccato qualcosa in me, perché nel senso fino ad allora praticamente non avevo fatto quasi nulla. E una volta essere entrato, diciamo, da esterno, però essere entrato in questo master che è il SIM, il Master in Strategic and International Management, tendenzialmente ci sono dei requisiti di ammissione altissimi, veramente altissimi, e quindi lì ti rapportavi con persone che avevano fondato startup o che avevano già 2 bachelor e che stanno facendo un altro master o che avevano già fatto 5 internship. Mi Quindi, chiedono che costi ha questo master, è costoso? ok, allora, diciamo che rispetto alla media europea non è così tanto costoso. Il biennio all'Università di Lugano è costato 16.000 franchi. Quindi 8.000 franchi a semestre, quindi circa 7.000 euro al cambio di allora. E mi rendo conto, insomma, non è sicuramente una cifra bassa, ma non è neanche una cifra particolarmente alta, al Diciamo pari, che diciamo, di altre università italiane private, e comunque in Europa non è neanche così è tanto rispetto al cara. costo della vita, cioè rispetto anche a quanto hai speso per viverci a Lugano, immagino che. Sì, in realtà Lugano, diciamo, in genere la vita da studente, È diciamo, poco non è economica, semplice, e la certo. Svizzera non aiuta sotto questo punto di vista, però per dire, a Lugano avevo un appartamento che condividevo con altre 2 persone e pagavo 580 franchi di affitto, quindi non così tanto, considerando che conosco diverse persone che a Milano tuttora pagano anche di più. Ok, Quindi, chiaro. sì. Chiaro. Sfrutto, grazie ragazzi, anche perché oggi, essendo un campo che non conosco, io andrò un po' a sensazione, ma prendo volentieri suggerimenti dalla chat. E qui chiede, Ecce Bombo, giusta, bella domanda, come si accede all'università svizzera arrivando dall'Italia? Sono dei consigli a riguardo? Perché comunque in Svizzera le università, per quello che so, ad esempio a Zurigo sono pubbliche e gratuite. Sì, credo allora in realtà la definizione di università privata in Svizzera quasi non esiste, nel senso che non sono come le private che abbiamo da noi, parlo Bocconi, LUIS e quant'altro. Ovviamente io posso parlare principalmente per università con facoltà di economia. Però tendenzialmente le università, il sistema, diciamo, privato in Svizzera funziona in maniera un po' diversa. Allora, ci sono diversi accordi che l'Italia ha stipulato con la Svizzera, ma che la Svizzera comunque ha stipulato in realtà con tutta l'Europa, di riconoscimento sia dei percorsi accademici che dei crediti formativi. Quindi riconoscono le lauree effettuate al di fuori della Svizzera, e soprattutto c'è un accordo reciproco che gli altri paesi riconoscono i titoli conseguiti in Svizzera. Quindi, diciamo, a livello burocratico Puoi non c'è alcun applicare. tipo di. So che c'è un grosso funnel all'ingresso, perché ad esempio, parlo per quello che so io, poi mi dici tu quanto ha sbagliato quello che so io. So che qua a Zurigo ho un'amica che voleva studiare medicina, lei ha una laurea in matematica e in economia, ha 2 lauree, vuole prendere la terza. Vabbè, è un personaggio, tra l'altro, molto interessante, membro del Mensa. Vorrei mai intervistarla un giorno, però gli hanno detto, guarda, lascia perdere, perché medicina è tra le più difficili, in quanto è gratis. Tutti applicano e tendenzialmente cercano di favorire gli svizzeri, e quindi per i non svizzeri è quasi, magari rimangono 2 posti per 10.000 application, essendo gratis, non lo so, questo è quello che io ho saputo, per cui magari burocraticamente puoi applicare, però poi dopo, essendo a numero chiuso, non c'è abbastanza slot per tutti e danno una priority agli svizzeri, per quello che so io. Sì, è corretto. Diciamo, una primissima differenza la fanno già sulle fee annuali, nel senso che gli svizzeri pagano la metà. Quindi anche nella mia università, in realtà poi anche a San Gallo, perché ho visto diverse università, eccetera, in Svizzera, gli svizzeri pagano sempre la metà. Quindi sono gli stranieri a pagare il doppio. Sono protezionisti, questo qua. Sì, e poi diciamo l'altra tematica a livello di funnel è una cosa che non è molto risaputa, quantomeno che le università non sponsorizzano,
ma che sono presenti all'interno delle policy nel momento in cui tu inizi, nel momento in cui tu ti immatricoli, che gli esami possono essere, diciamo, devono essere superati entro un tot massimo di tentativi. Eh sì, Altrimenti. no, se sei troppo fuori corso scadi come la Sì, mozzarella. esatto. Nel mio caso, per il master, che era comunque un biennio, ti davano tempo massimo un altro anno, un anno di fuori corso, e comunque dovevi passare, diciamo, lo stesso esame non lo potevi ripetere più di 2 volte. Quindi, e so in realtà che Addirittura, cioè, dopo due bocciature a un esame qualsiasi, ciaone. sei cacciato fuori dall'università. E tra l'altro so che non so se ha l'UZH, perché a Zurigo c'è la distinzione fra l'ETH e l'UZH, che uno dovrebbe essere quello, diciamo, di ingegneria, no? Addirittura sapevo che il tentativo a disposizione è uno, quindi tu No, dai. al secondo appello devi necessariamente passare l'esame, altrimenti sei fuori. E ho conosciuto purtroppo persone che hanno avuto questo problema con gli ultimissimi esami, e quindi tu ti vedi praticamente cancellata un'intera carriera, 2 anni di studio e tutto quanto, per queste policy. Ora che ci penso, qualcosa del genere mi torna perché la mia amica che ti menzionavo prima, che ha due lauree, comunque insegna, fa dei corsi in economia finanziaria all'ETH, e mi dice che sì, è vero, ora che ci sto pensando, però ha forte pressione dalla facoltà di non, cioè, non ne bocciare troppi. E Sì, lei sì, sì, sì. dice, talvolta vede anche un po' delle capre, e che però al secondo appello deve un po' mangiarsi le mani e promuoverli, che qualche volta magari, cioè già sai che hai questa mannaia sulla testa, neanche studi, è giusto che te ne vai via, però ok, c'è un po'. Qui c'è Marta che chiede due domande, vedo che ha fatto, se le lezioni sono in tedesco, dubito, e No. come si chiama il master? Ok, allora, anche se ho vissuto appunto, ero immatricolato all'Università di Lugano, che è chiaramente la parte italiana della Svizzera, il master era completamente in inglese, quindi lezioni ed esami in inglese. Il mio master in particolare era un classico master in management, quindi questa è la definizione. Un po' col senno di poi, in realtà, mi sono pentito soltanto di una cosa, perché nel momento in cui ho fatto application avevo fatto richiesta sia per il master in management che per il master in management e informatics, che era appunto questo corso, questo master che prevedeva un incrocio tra i due mondi, che poi è quello che mi sarebbe interessato di più, però onestamente non me la sono sentita ai tempi, perché ero già, diciamo, avevo già fatto un passo in avanti per andare all'estero, studiare in inglese, intraprendere un percorso diverso, quindi ho detto ok, faccio tutti questi passi in avanti, però comunque rimango nel mio orto. La durata del bachelor e master sarebbe 3 più 2 oppure Esatto, sì, 3 3 più più 2, 2? 3 più 2, sì. Ok. Ah, vedo che ci sono commenti vari di persone che dicono che il sistema così non funziona, funziona. In realtà, non lo so, la mia opinione così brutale è che, visto da fuori, del tipo, oh mio Dio, bocciato 2 volte, ti fanno fuori, è abbastanza pesante, insomma, meritocratico sì, però è un po' pesante. Però anche Sì. visto da dentro, con la mia amica che insegna e che mi dice veramente che, cioè, quel livello medio dello studente di oggi, anche qua in Svizzera, secondo lei, che magari forse anche pretese un po' alte, però c'era gente che non meritava di essere promossa, però dalla facoltà gli hanno detto sono delle quote, cioè non puoi bocciare più del Certo, certo, 15, certo. 10% delle persone, per cui anche se hai 90 capre, 81 devi portarle avanti. Sì, secondo me tutto questo si poggia un po' sulla tematica che è abbastanza ricorrente in Svizzera, no? Di cercare di non essere un peso per la società in generale. Io ricordo nel momento in cui ho dovuto applicare. E nel momento in cui ero prossimo, diciamo, al trasferimento, mi hanno immediatamente chiesto, prima di Quanti soldi trasferirmi, hai? la dichiarazione dei redditi di entrambi i miei genitori e Hanno il dovuto casellario firmare giudiziale. quello Sì, lì, sì, sì. sì, il Betreibungsauszug in Svizzera tedesca, quello lì subito, anche se Sì, e in quindi genere tutto questo. fanno firmare, almeno quando mia moglie, quando era mia fidanzata, lei è venuta qui, ho detto, ah sì, chi ti mantiene? E io ho dovuto firmare che Esatto, fino a esatto. 30.000 franchi di danni, di costi, la società li devo pagare io personalmente, per cui Sì, sì, vogliono che quindi. vieni qua e non... Sì, Quanto sei stato in Svizzera? È stato tutti i tuoi studi? un anno e mezzo. Sono stato da settembre 2018 a dicembre 2019.
Ah, quindi aspetta, mi sono perso qualcosa. Quindi tra Lugano e San Gallo hai fatto un anno e mezzo? Sì, in realtà sì, perché diciamo l'ulteriore vantaggio che mi ha dato questo fare l'exchange è stato che ho praticamente chiuso tutti gli esami a dicembre 2019 ed era praticamente la fine del terzo semestre e quindi poi il quarto semestre avrei avuto soltanto la certificazione di inglese e la tesi. Quindi per quel motivo diciamo, mi sono trasferito a Milano. C'era anche da vivere qua costa, per cui anche da minimizzare i costi. Sì, mi sono trasferito a Milano perché poi a fine, mentre ero a San Gallo, infatti facevo ogni volta da San Gallo, Zurigo, Zurigo, Lugano, Lugano, Milano, perché ho fatto application in PwC a Milano in consulenza e quindi questo avveniva tra fine ottobre e in metà novembre 2019 e poi ho iniziato a lavorare in consulenza a gennaio 2020. Ok, cioè 2020, quindi sei veramente fresco di lavoro, sì, Sì, cioè sei entrato in Google quasi come prima esperienza, quasi come seconda esperienza. sono entrato come seconda esperienza dopo un anno e mezzo in consulenza, perché appunto ho fatto da 7 gennaio 2020 a fine luglio 2021 in consulenza in PwC a Milano e poi ho iniziato il 13 settembre 2021 in Google. Com'è stato il processo di application per Google? Tu hai cercato loro, loro hanno cercato te, qualcuno ti ha fatto un referral. Come hai scovato anche l'esistenza di una posizione del genere? Allora, diciamo che tra virgolette mi sento un po' privilegiato, diciamo, sotto questo punto di vista perché ho un carissimo amico, un fratello, praticamente ci conosciamo da 15 anni, ci siamo incontrati durante appunto le scuole superiori, si chiama Jacopo, questo mio amico, che è entrato in Google ormai da 4 anni e quindi diciamo aveva già un'esperienza abbastanza Stesso consolidata. ruolo. Stesso ruolo, diciamo che la tematica simpatica è stata che io sono subentrato a lui e lui ha cambiato team, quindi diciamo c'è stato quasi un Ok. passaggio di consegne, un passaggio proprio del testimone in realtà. E quindi diciamo ho sempre avuto lui come persona diciamo interna che mi raccontava praticamente ogni settimana la magia del mondo di Google, diciamo, della tematica dell'application, della tematica del lavoro, quindi tutto quello che, tutte le curiosità, diciamo, che avevo erano risolte e risposte da una persona interna. E Chiaro, chiaro. quindi lui mi ha, diciamo, io ho applicato il 5 marzo 2020 tramite un suo referral. E quindi sì. 5 marzo 2020? 21? 2021, Esatto, 2021. esatto. Sì, 2021. Sì. Il Ok. processo è stato estremamente lungo in realtà perché ho appunto applicato il 5 marzo e poi l'offer è arrivata intorno a metà luglio, quindi un paio di mesi. Beh, lungo, oddio, ai miei tempi era ancora più lungo, però. Ah, ok. No, pensavo perché diciamo sulla base di quello che mi aveva detto il recruiter, ha detto guarda, nel senso che io avevo chiesto un po' per capire quale fossero le tempistiche per iniziare e ovviamente la risposta è stata ASAP, quindi as soon as possible. E quindi nel momento in cui ti viene detta una cosa del genere dal recruiter, ti aspetti che il processo, diciamo, quantomeno la pipeline, no? Una volta scelto il pool di candidati, sia abbastanza, non dico veloce, ma quantomeno snella. Ok, vi leggo, ma lì va per strada. La stavo aspettando questa citazione. Allora, tu hai applicato con un referral all'interno. In cosa è costituita l'interview per Google per questa Sì. posizione? Allora, ho fatto un totale di 5 colloqui. I primi due sono stati, diciamo, il classico, primo approccio, diciamo, con HR, con il recruiter, dove il primissimo colloquio, è il classico, appunto, la classica interview dove se in una mezz'ora di colloquio sono 20 minuti, diciamo, condotti dal recruiter e tu parli soltanto per i 10 minuti dove, insomma, un po' ti devi presentare, Vabbè, quello non lo devi. chiamerei neanche colloquio. No, esatto, è proprio una call informale, ecco, mettiamola così. Quindi, poi ce n'è stato un secondo, sempre con il recruiter che mi informava appunto che stavano, diciamo, mi aveva informato sul fatto che ci fossero dei ritardi in termini di pipeline, eccetera, interni. E
E poi mi ha detto: guarda, risentiamoci così trattiamo un po' meglio il discorso del ruolo specifico, insomma, cosa ci si può aspettare, diciamo, da una persona che applica per questo ruolo. E quindi poi in realtà ci sono state le tre on-site che sono Non on state site, fatte. immagino. Esatto, Che on-site, non tristezza on-site. questa cosa, Madonna. Sì, Vabbè, vabbè. anche perché, diciamo, in una circostanza normale sarebbe arrivata l'email dove dicevano: ok, questo è il biglietto, questo è l'albergo, ti aspettiamo a Dublino fra 5 giorni. A me è uguale, però era Mountain View. Cioè, figata, figata. Mi ricordo quel momento lì, bellissimo. Il primo viaggio in America, fatto pagato da Google, figata. Mica male. No, infatti io avevo già vinto. Sapevo anche che i colloqui erano con una alta possibilità di non passarli. Dico, però ok, non li passo, ma sono andato in California, prima volta nella vita, va bene così, ho già vinto qualcosa. Poi è andata meglio, ma... No, quindi diciamo tutte e tre le on-site fatte da remoto sono state appunto, Un po' le ho fatte faticoso. da questa Su stanza. cosa, su cosa, su, su, che skill venivano cercate? Cioè, cosa Allora, le tre consisteva? on-site riguardavano quindi tendenzialmente la prima che ho fatto e che poi ho scoperto in realtà essere stata accorpata perché in precedenza diciamo il processo era leggermente diverso, è quella di l'interview relativa a Googliness e leadership. Ok. Quindi l'aspetto diciamo un po' più Thriving in behavioral. ambiguity. Certo. Esatto, nel senso ti fanno una serie di domande per capire piuttosto, diciamo, quali sono i tuoi valori, come ti rapporti con gli altri, che tipo di principi hai e se questi principi rispecchiano un po' quelli dell'azienda, no? Quelli di Google. Quindi respect the user, eccetera, respect the opportunity, quelli che sono appunto i capisaldi della filosofia di Google e anche in Ok. generale sposare un po' quella che è la cultura dell'azienda. Poi la seconda Poi immagino intervista. cose più tecniche, più skill Sì, related, più role related. Esatto, la seconda interview è stata relativa a GCA, quindi General Cognitive Ability, che Ok. è stata, diciamo, in assoluto l'interview più difficile, ma allo stesso tempo la più interessante, la più divertente anche. E poi l'ultima è stata Role Related Knowledge. Ok. Cognitive abilities nel tuo caso, per me GCA sono sempre problem solving, quindi per me è sempre Sì, codice. sì, sì. Nel tuo caso, quello che puoi dire, non vogliamo Sì, capire come si no, fa, nel, però nel sì, diciamo intanto che. premetto che quando io stavo in Google, a noi ci dicevano di dire più cose possibili anche ad amici su come funzionano le interview, non di rivelare magari le interview question, ma aiutare le persone a prepararsi, tipo su che libri studiare, che tipo di interview, cosa aspettarsi, dove trovare problemi simili da affrontare. Poi l'obiettivo era sempre all'interview mostrare al candidato un problema che non aveva mai visto, vedere come si comportava. Però Ok, magari sì. dirti: questo è un repository con 10 problemi simili, così puoi più o meno capire cosa aspettarti. Poi sarai sempre Sì. sorpreso, però almeno sei sorpreso, ma non del tutto. Quindi se puoi, quello che puoi dire sul come funziona un interview di General Cognitive Abilities Sì, nel tuo ruolo. assolutamente. E già che colgo l'occasione per rispondere alla domanda di Marco, che chiede, diciamo, com'era strutturata l'interview. In generale, Ok. diciamo, c'è stata una struttura estremamente simile in tutte e tre le interview, quindi Googliness Leadership, GCA e Role-Related Knowledge. Quindi l'approccio tendenzialmente sono state tre interview da 45 minuti l'una. I primi 5 minuti chiaramente sono un po' di icebreaking con il recruiter, con l'interviewer, e poi Interview. tendenzialmente si tratta di una 30-35 minuti di domande, che generalmente sono divise in behavioral e poi hypothetical questions. E poi gli ultimi 5-10 minuti sono, diciamo, uno spazio che ti viene lasciato Per per fare fare delle domande. domande, certo. Esatto. Tu che risorse consiglieresti a qualcuno Allora, per dove sì. potersi allenare, dove potersi... Ok, io personalmente per capire innanzitutto come approcciarsi, perché diciamo la problematica principale è quella della strategia e dei framework che bisogna adottare per argomentare, per appunto dare una risposta a quelle che sono le domande, o letteralmente possiamo parlare di un altro canale YouTube, possiamo fare pubblicità Certo, gratis. ci mancherebbe, No, 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 no. ho letteralmente consumato il canale YouTube di Jeff H. Sipe, che è un Non ex conosco. recruiter di Google che ha Ah, fatto forse Sipe è scritto come? SI, Sipe. esatto, Sipe, sì.
che è un Sì, ex. l'ho visto, bellissime. Penso che anche Lui. dei servizi. Sì. Anche dei Poi. servizi pure costosi, se non sbaglio, di salary negotiation, se non sbaglio, vero? Sì, È fa lui? delle mock interviews, diciamo, ha poi aperto in parallelo un Ok, servizio di quello, però ha sì. creato una valanga di contenuti utilissimi, soprattutto su come approcciare, e la cosa molto interessante, diciamo, Vediamo se senza. aspetta, eh. Tac, eccolo qua. Ecco qua, ecco qui. Sì, Questo qui, ho sì, lo ricordo, l'ho visto, le. qualcuno me l'ha segnato, non so se forse tu l'hai segnato da qualche parte, tu non me l'hai mai menzionato questa persona No, qui, non credo di avertelo mai allora c'è menzionato. qualcun altro che me l'ha menzionato, ho visto un po' di video suoi tempo fa, strano che non li, vedo qualcuno, lo vedo, Google Compensation, Ok. qualcuno lo vedo che l'ho visto, sì, Sì. alcuni così a sampling ho fatto, mi sembra molto interessante, Sì. sono più, cioè, non tech, non dev, sono più behavioral. Esatto, nel senso di. Straconsiglio, straconsiglio. L'approccio, diciamo, la cosa interessante che per me è stata particolarmente utile è proprio questo, ovvero che, diciamo, era un po' ti suggeriva una serie di accorgimenti, a prescindere dal ruolo, no? A prescindere poi dalla posizione per la quale stessi applicando. Erano tutta una serie di consigli generali, ma estremamente utili su come approcciare sia alle domande che alle risposte. Perché, diciamo, Ok. una tematica è un consiglio che a me è stato dato, che poi personalmente, diciamo, soprattutto nel mio ruolo, ma credo in generale per i ruoli non tecnici, quindi per i ruoli più business, diciamo che l'approccio è questo, nel senso che è abbastanza difficile prevedere la domanda, ma è relativamente semplice prevedere la risposta. Perché un aspetto interessante, no, di come, di un framework da adottare, magari questa è una cosa abbastanza risaputa, però è sempre, credo sia sempre utile ribadirlo, è che per approcciare una risposta sia in realtà maggiormente alle behavioral, ma anche ai hypothetical questions, è importante utilizzare il metodo STAR. Ok, Quindi stiamo a posto. argomentare una risposta, diciamo, rispetto a situation, task, results, no, situation, task, action e results. Quindi argomentare tutte le risposte utilizzando questo framework. Interessante, ok. Cose da non dev, queste cose qui Sì, non le esatto, conosco, è non le conosco. estremamente, diciamo, Quindi è non tecnico. framework star. Sì, Vediamo un po', cerco al volo si chiama proprio star. metodo STAR, metodo STAR. Framework for interview. Ok, sta. È un metodo Ah, estremamente forse l'ho diffuso. visto anche in un video di Jeff Di Sipe, quello Jeff, lì. sì, può Sì, essere, può essere. Sì, però mostrava in effetti, lui anche se non sbaglio, anche dei video in cui proprio il timing, quanti secondi spendere in una esatto. Lui, situazione. ed Ok. è per questo che l'ho trovato estremamente utile, perché ad esempio lui partiva dalla stessa domanda e all'interno dello stesso video dava tre risposte Hello. diverse alla stessa domanda e ogni volta, diciamo, aggiungeva un grado di dettaglio. Faceva capire da un punto di vista del recruiter quanto spendere 5 secondi in più per dare più contesto, diciamo, era una cosa che fa guadagnare punti in sede di interview. E Star Methods. sicuramente, Hi. è sicura. Ok, ecco qui. Sì. Ok, bene. Bene, questi sono. C'è Edoardo che ce ne parla, vuol dire che comunque sono cose che hanno senso Sì. e che comunque, tra tanti acronimi che sentiamo, tra tanti sistema A, sistema B, sistema C, c'è qualcosa che comunque ha fatto trovare lavoro. Peccato che non vedo se non ha delle animazioni, non ha delle cose, vabbè, ok. The four components of your action. Interessante, stavo cercando anche in giro. Sì, e diciamo Ok. l'altra cosa per concludere, Torno. diciamo, la fase, diciamo, di preparazione e che si ricollega perfettamente al discorso del metodo STAR, è quella lì in generale, il consiglio che è stato dato a me e che ha funzionato alla perfezione, no? È stato quello di mettere in evidenza nel momento in cui preparavo nel momento in cui mi preparavo per le interview, mettere in evidenza una decina di 10-15 momenti significativi del mio percorso accademico, professionale, personale, che fossero, diciamo, rilevanti e spendibili agli occhi di un recruiter e argomentarli attraverso il metodo STAR. Quindi dire, ok, durante un progetto all'università ero responsabile della gestione degli altri del team, durante
dovevamo submittare una presentazione entro questa deadline, queste erano le competenze, queste erano diciamo le task da fare e questo, diciamo, è il risultato che abbiamo ottenuto. Quindi molto anche Quindi, quantitativo. Io quello che dico sempre, suggerisco è essere sì. quantitativi, non dire soltanto ho lavorato Diciamo, con un framework Pippo. esatto, uno dei principi di Google è quello di essere una società estremamente data-driven, quindi Certo. è importante poggiare, diciamo, le tue argomentazioni con dei numeri, con Chiaro, un approccio chiaro. quantitativo, è fondamentale, perché diciamo da contesto e soprattutto il principio è sempre quello, no? Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare e di conseguenza bisogna spingere molto su questo tipo di approccio. Google era nel tuo target oppure soltanto è stata un'opportunità che hai colto al volo? Cioè tu con la tua preparazione ti immaginavi che esistevano posizioni in Google a riguardo? Buone per te oppure? All'inizio no, nel senso che l'ho sempre vista come una delle società tech per eccellenza, dove appunto la figura predominante è proprio quella del software engineer, no? Dove una società, una compagnia nelle mani degli ingegneri. Poi però, Ma diciamo, insomma, non più non purtroppo. più forse, esatto. Purtroppo. Purtroppo. E quindi poi anche grazie, diciamo, a questo mio carissimo amico e poi a tutta una serie di ricerche ho capito che diciamo, c'era un mondo parallelo, non tecnico, quindi ambito business, che ha delle possibilità veramente ampie. Diciamo, il discorso di Google è stato sempre un po' il dream job, no? Il sogno per un appassionato di tecnologia, per un nerd, diciamo, è uno un po' dei sogni di Eh sì. entrare in una società come Google. E quindi, diciamo, la possibilità, diciamo, il messaggio che mi piacerebbe lanciare è proprio questo, nel senso che se avete una forte passione per il mondo tech, è possibile farcela entrare anche in Google, no, se non avete studiato ingegneria informatica, se non siete ingegneri. Nel senso, o informatica, nel senso è possibile farcela. Ci sono tanti ruoli business, che sono comunque estremamente interessanti. Immagino ci siano un po' meno posizioni aperte, cioè come software engineer ci sono sempre infinite posizioni aperte. Certo, Immagino magari, certo, infatti, mai no, magari penso che il cloud sta diventando un settore in cui tante posizioni non dev certo. sono nate in batterie da migliaia alla volta. Cioè, mentre prima trovavi un po' più con lanternino posizioni in Google non dev. Penso che il cloud sta creando tutto il mondo dei support engineer, i release engineer e così via. Tu non hai accesso al codice, vero? Tu non puoi andare su Google Tree, o sì? Su Su Google? Google Tree, Google Tree, il repository. Non ci ho mai provato, Ah, onestamente, ma no, non ok. credo, non credo. Ho molte curiosità, a parte alcune proprio veniali mie, no? Che c'è Google? Cosa si dice? Cosa c'è di... cose che non potrei mai dire, ovviamente. Però no, sono interessato a sapere, tu stai nel lato sales, ma non ti occupi principalmente di Allora, sales. in realtà Come... non è ambito sales, nel senso che la mia organizzazione, il team di cui faccio parte, l'acronimo è GCC, che sta per Global Customer Care. Ok, Quindi si tratta di una figura non è appunto di... GBO quindi, o è parte di GBO. È GBO parte di GBO, era Global sì, è Business Organization. l'ombrello, esatto, è l'ombrello principale, il contenitore principale, il GCC è una parte chiaramente tra le tante di GBO. E quindi diciamo, la mia è una figura appunto di supporto business, però è allo stesso tempo una figura, è un ruolo abbastanza cross-functional perché spesso mi trovo a interfacciarmi con sales, con l'ambito vendor e anche con Edge in realtà. Quindi uno... Mi chiedono di fare un esempio di star. Giorgio prova a fare una domanda e Edo imposta una risposta. Sarebbe carino, non so bene di che tipo di domande. Non Allora, saprei neanche. la classica domanda behavioral Vediamo. proprio a bruciapelo è... Allora provo a rispondere. Facciamo Vai, una reverse. vai, Tu mi fai la vai, vai. domanda, tu mi fai la domanda, io provo a Ok. rispondere. Poi tra mi cazzi. Voglio che mi dici cosa ho sbagliato Dai, va nella risposta. bene, Dai, facciamolo. vai. Raccontami di una volta in cui hai affrontato una situazione difficile.
Guarda, oggi mi è cascato il telefono, ho commesso degli errori di leggerezza, ero distratto, me l'ho preso, mi è cascato. La prima reazione è stata rabbia, poi cercare di recuperare, di ripristinare il telefono. Poi ho cominciato a fare un po' di time management, ho detto, ho bisogno di un telefono, non posso stare senza second factor authentication, non ho neanche visto la borsa come è andata oggi, mi sembra male. E, quindi ho detto, ho pochi minuti per comprarlo per avere la delivery stanotte, quindi ho fatto delle ricerche, ho ottimizzato il tempo, ho trovato un telefono con un buon rapporto qualità-prezzo, ho avuto delle difficoltà per l'effettivo acquisto perché i second factor authentication non mi funzionavano per comprare, ho trovato una bella soluzione in cui ho utilizzato un vecchio device, un card reader, per riuscire a pagare come si faceva negli anni 20 del Novecento e sono riuscito a ottenere il telefono un'ora fa circa. Tutto questo processo è stato piuttosto stressante, ma sono soddisfatto di come l'ho affrontato. Ecco, nel senso, Com'è, questa com'è, com'è, come sono andato? va decisamente bene, nel senso Come che avrei potuto rispondere meglio nel framework Star, che no. non conosco, per cui non so neanche di che. Di base, appunto, hai correttamente argomentato un po' qual era la situazione. Quindi, diciamo, il presupposto è sempre quello di bisogna partire dall'idea che la persona che ti sta ascoltando non ti conosce, quindi non sa quello di Bello, cui bello, bello, bello. Subito, che quello. meta argomento. In effetti, questa è una cosa che faccio spesso e spesso me lo riconoscono anche le persone nel mio audience. E quando mi viene fatta una domanda, io cerco sempre di. Non è che parto, dico una cosa, il Esatto. 90% non capisce. Do del contesto, cerco sempre di dare del contesto. Esatto. Ok. Quindi bisogna, diciamo, far sì che nel momento in cui tu descrivi una determinata situazione sia comprensibile a una persona che magari non ha esperienza in quell'ambito, ma soprattutto che non ti conosce e quindi non sa di cosa stai parlando. Quindi tu devi cercare di dare una descrizione quanto più accurata possibile di quello che è successo o di quello che hai fatto. Quindi questa, l'altra tipica domanda è quella riguardante, raccontami una volta in cui hai avuto delle difficoltà con un collega, che cosa hai fatto? Quindi. Ok. C'è chi chiede, non potete riuscire a comprarlo. La cosa fantastica è che nella chat del mio gruppo stretto ho detto, ragazzi, ho corso il rischio di dover uscire, andare in un negozio fisico. C'è un incubo quello lì, era proprio l'ultimo dei. No, no, Hai che scherzo, cercato il telefono scherzo. su Shopping? No, 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 male, molto male, molto male. Non so neanche se. Non ho neanche mai provato a cercare su Google. Anche perché io cercavo anche di capire quale modello potesse interessarmi. Vabbè. Sono su Galaxus direttamente, che è Ok. l'Amazon svizzero. Sono sparato. Non lo so, magari vogliamo dare qualche altra informazione Sì? su GCA relativa Ok, molto all'incubo del volentieri. GCA. Per chi è arrivato adesso e non sa GCA cos'è, diamo un po' di General situation. Cognitive Ability, General Cognitive esatto. Ability, che è un po' quello che in tutte le posizioni Google, anche tech, si cerca di stimare. Cioè nel mondo lato dev viene richiesto, spesso scambio dev con tech, non sono la stessa cosa, è un po' più alto come scalino, cioè dev sono i software engineer, tech è tutto il mondo tech, anche i product manager, anche i site reliability engineer, test engineer, whatever. Quindi lato dev, lato software engineer essenzialmente. La General Cognitive Ability è quella che testi quando vai a vedere se la persona sa fare problem solving, sa riflettere e affrontare e ragionare su un problema che non ha mai visto. E anche lì mi piacerebbe codificarla un po', codificare alcuni aspetti. C'è un repertorio di bei comportamenti, buoni comportamenti che credo siano spiegabili. Sarebbe interessante, forse un giorno lo farò, a mettermi giù e pensare. Ah, non so, fare time management, magari parti e pensi a una soluzione, non perderti, non ti andare a chiudere in certi vicoli ciechi, think out loud, quindi Esatto, racconta quello che esatto. stai pensando, non, magari anche chiedi aiuto qualche volta, Sì, se ti stai sì. incartando, non aver paura che l'altro ti giudica perché ti stai incartando, dici, guarda, ho un po' un blackout, non ricordo bene questo o quest'altro, però poi sblocca, oppure fai delle assunzioni. Comunque, in generale, lato tuo, Sì. com'è l'intervista di Allora, GCA? diciamo che sono le hypothetical question, sono quelle classiche domande che non hanno una risposta corretta, una risposta Chiaro, sbagliata. chiaro. Come hai detto giustamente tu, diciamo, l'obiettivo è misurare il tuo critical thinking e la tua abilità di problem solving.
è semplicemente quello. Esatto. Diciamo che i consigli che mi sono stati dati e che ho trovato estremamente utili e che quindi ho piacere a condividere ce ne sono un paio. Il primo, diciamo, sulla base dell'esperienza che ho fatto nel momento in cui mi sono approcciato per la prima volta con queste hypothetical questions, quindi ad esempio ce ne sono alcune che sono anche, diciamo, pubblicizzate Famose e pubbliche. pubblicamente, ad esempio quello Stime di di fermi? relativo. No, no, le stime di fermi, no, quelle nel vostro ambito non si fanno. No, nel senso sono molto open, del tipo, Ecco, l'avevo Wallace trovata su. chiede un esempio di hypothetical question. Se ne hai qualcuna di Ok. quelle bannate, quelle pubbliche, quelle che non vengono Sì, quella usate pubblica che c'è proprio sul canale YouTube, diciamo, nel relativo a tutto il processo di interview, è quella lì. La settimana prossima sei responsabile di organizzare un evento per l'apertura di un nuovo ufficio Google, a Singapore. Che cosa fai? Quindi questa è una delle classiche domande hypothetical. E quindi, diciamo, il consiglio immediato che mi sento di dare è. Perché istintivamente, almeno all'inizio, siamo portati a ci viene fatta una domanda, vogliamo catapultarci nel dare immediatamente la risposta. Quindi mi dici: ok, questo è il problema e provo immediatamente a darti una soluzione. E questa, diciamo, è la cosa più sbagliata in assoluto, nel senso che generalmente è importante, una volta ricevuta la domanda, diciamo, prendersi del tempo. Quindi è possibile chiedere 10-15 secondi tranquillamente per riflettere. E poi il processo immediatamente successivo deve essere quello di scambiare i ruoli, nel senso che tu non sei più l'intervistato, ma diventi la persona che fa le domande. E quindi devi fare alla persona che è davanti 4-5 domande mirate sulla base, diciamo, di un'idea che ti sei già costruito in mente, quindi proprio i ruoli si invertono. E quindi fai quelle 5-6 domande, è proprio la primissima in generale. Che è diventato anche un po' il mio motto da quando sono entrato in Google, è always ask yourself what is the goal. Quindi cerca sempre di capire qual è l'obiettivo. Qual è l'obiettivo di quello che stiamo facendo? Qu quale risultato vogliamo raggiungere? Quindi quella è proprio la primissima domanda che bisogna fare. Quindi, ad esempio, nella domanda spottata, diciamo quella lì dell'apertura di questo ufficio, diciamo, ok, quindi perché c'è questa, diciamo, qual è l'obiettivo? Stiamo lanciando un nuovo prodotto, ci stiamo espandendo, ci sarà la stampa, chi sono gli Chiaro, il mio primo stakeholder? pensiero è stato del tipo, ah, pensavo per i dipendenti, una sorta di party, no, non era quello Esatto, nella testa dell'interviewer, l'interviewer vuole che tu, ma primo nel tu parti con senso, un'assunzione forte, dici, ok, parto a pianificare un evento che non aveva niente a che fare con quella Esatto, missione, nel chiaro? senso l'interview è tipo dire ok, questo è corretto, ma è un assumption che stai facendo tu sulla base del niente. Vanno primo in genere, Esatto. lato dev vanno sempre eventualmente anche fatte delle assunzioni, ci sta che le fai, Sì, ma quella è una fase va successiva. esplicitato dicendo ok, assumo che non sia Sì, importante il consumo di sì, sì, sì. RAM e vado avanti con delle assunzioni. Le faccio per mostrare che so che se cambiano dei parametri intervengo diversamente, non sono quello che non ha capito che c'è questa problematica e non ha preso in Esatto. considerazione. Nel mio caso, diciamo, sempre credo guardando i video di Jeff, Saip, diciamo, l'approccio è stato questo. Quindi, una volta ricevuta la domanda, fare 4-5 domande, prendersi pochi secondi e poi mettere giù 3-4 assumptions. Quindi dici, ok, sulla base di quello che mi Ok, stai è dicendo, veramente tanto scriptata sta cosa, mi spaventa un po'. sì, Ok, sì. 5 secondi in cui Diciamo. fai così, 3 secondi, è Sì, rischioso, è nel senso, rischioso. Jeff, diciamo, nei suoi video curava anche questo aspetto, perché diceva chiaramente, dall'altra parte, se tu prendi un attimo di pausa, ti fermi un secondo, è anche un modo, no? Prima di tutto per te stesso, per tranquillizzarti un attimo, ma anche poi per trasmettere questa serenità, anche se in quel momento chiaramente la tensione è alle stelle. E quindi, diciamo, una volta che hai sviluppato questa serie di assumptions, si inizia a dire, ok, sulla base di quello che sto pensando, sulla base delle indicazioni che mi sono state date, secondo me la soluzione per quel determinato problema può essere questa, questa e questa. E quindi poi immediatamente dopo ci sono le fatidiche follow-up questions, quindi, diciamo, Che ti fa l'interviewer, diciamo. esatto, e lì, diciamo, è una challenge continua, perché cerca, diciamo.
tu parti sempre da una risposta quantomeno che ha una direzione, però che è una direzione abbastanza ampia. E quindi l'interviewer in quel modo cerca sempre di fare challenge e di andare sempre più nello specifico, restringendo sempre maggiormente il campo. E praticamente nel mio caso, ma anche nel caso di altre persone che non hanno confermato, arrivi alla fine di GCA, dell'interview di GCA, dove non hai più niente da dire, nel senso che hai esaurito tutte le opzioni possibili. Ok, magari vuol dire che ti dice, però adesso il budget è questo qua, è limitato il budget, oppure però non so, Sì. il giorno dell'evento piove, come improvvisi, cosa fai, cose del genere, non lo Nel, so. diciamo, nel senso, nel mio caso la domanda è stata estremamente interessante, era anche abbastanza generica, quindi non credo ci siano problemi mi è stato detto, immagina di essere il manager a capo di un team che si occupa di misurare la customer satisfaction di un determinato prodotto. Ricevi dei report settimanali e il report dell'ultima settimana mostra un drop consistente tipo il 40% di customer dissatisfaction. Che cosa fai? Un drop della dissatisfaction è una figata, cioè le Un drop, perdonami, un drop della satisfaction. Quindi ok. c'è un incremento della dissatisfaction. E quindi che cosa fai? Non lo so, faccio delle assunzioni. Ok, Sì, interessante, interessante, interessante. e poi Bene. l'ultimissima è il role related knowledge, che comunque diciamo è più l'aspetto specifico per il ruolo, dove comunque anche lì testano la tua capacità di davanti a un Sì. problema, come lo snoccioli e come argomenti, diciamo, sulla base delle indicazioni che ti vengono date. Sì, a chi dice che magari questi colloqui sembrano boh, prevedibili oppure preparabili, beh, in realtà però sono sempre situazioni nuove, quindi quello che conta, magari sì, scriptare Diciamo la che era un po' struttura. quello che dicevo all'inizio, no? È difficile prevedere la domanda, ma in un certo senso si può prevedere la risposta. E soprattutto nel momento in cui, una cosa che è stata per me molto utile, nel momento in cui ho preparato, messo proprio per iscritto le risposte, diciamo, le ho anche messe in maniera tale che fossero abbastanza modulari e interscambiabili tra loro. Quindi magari cambiava la situazione, ma il risultato della task era la stessa, e quindi far sì che si adattassero a più contesti, che fossero, diciamo, vendibili in diverse circostanze. Ok, makes sense. E secondo te questo tipo di interview, parlo della GCA, come viene fatta? Lato dev non viene fatta così specifica, in genere scrivi Ok. codice, però molti pattern li riconosco, il pattern del voler disambiguare le cose, del fare assunzioni, del cercare di fare, non so, di mostrare che si ha attenzione a tutti i corner case, no? Tutti i modi un po' Esatto. oscuri in cui le cose possono andare male, quindi avere una visione più ampia possibile. Secondo te un'interview come quella del tipo che tu hai fatto, in quanti altri ambiti è utile o è solo specifica di questo tipo di percorso? Secondo me, diciamo, è applicabile a tanti altri contesti, perché appunto, come dicevo prima, soprattutto ed è qui che magari sorge la parte più interessante, no, di questo discorso che stiamo facendo, che dal tuo punto di vista, rispetto al percorso che hai fatto tu, era magari più focus, diciamo, più incentrata su un aspetto più tecnico. Invece nel mio caso è stata una domanda tendenzialmente aperta, no? Magari non si trattava di un team che misura la satisfaction, ma poteva essere di un team che misura le vendite, o altra roba abbastanza vicina. Quindi, diciamo, sono poste in maniera tale da essere abbastanza generiche e applicabili e scalabili potenzialmente in quasi tutti i contesti. Perché l'obiettivo chiaramente è sempre quello, appunto, come dicevo prima, di misurare e di testare la tua capacità di problem solving e critical thinking. Alla fine anche nell'interview lato software engineer, quello che io dico sempre è che non è che Google come azienda vuole assumere quello che conosce 15 framework diversi, Esatto. che è bravo, che ha esperienza con questo linguaggio, quest'altro, ma vuole assumere persone che sono potenzialmente in gamba, skillate, quindi vuole capire quanto sei in grado di imparare velocemente. Quanto secondo di adattarti velocemente, perché tanto comunque, Esatto. anche se sei bravissimo con uno stack, entri in Google e di solito impari altre mille cose, per cui stanno cercando di prendere le persone più rapidamente in grado di imparare cose nuove e in grado anche di adattarsi a situazioni in continuo cambiamento. Esatto. E poi, diciamo, in generale, una cosa anche utile è, diciamo,
diciamo, nel momento in cui si argomentano le risposte, loro stanno valutando non la tua capacità immediata di risolvere un determinato problema, perché comunque sono a conoscenza del fatto che è necessario un periodo di onboarding Chiaro, fisiologico, chiaro. ma stanno, diciamo, cercando di prevedere, come diresti tu, no? La tua capacità di fare disruption dopo Esatto, 2 anni, dopo esatto. 2 anni e mezzo, diciamo, Esatto. non nel brevissimo periodo, ma in un breve, diciamo, lasso di tempo. Sì, anche perché, come tutte le aziende, nonostante anche la dimensione, non cercano persone che cementificano il business attuale, ma Esatto. quelle che inseguono il business di fra 5 anni. Fra 5 anni, magari Google Esatto, farà cose completamente esatto. diverse e gli serve persone in grado di poter scardinare lo status quo. Challenge del status quo è un'altra delle Sì. Esatto, keyword nella Googliness, se non sbaglio. questa è Challenge una del di quelle. status Sì, quo. First principle thinking. Vedo che chiedono in diversi, a parte come hai risposto a quella domanda, però forse è un po' troppo, è lunga anche perché è un'intervista, cioè non so è se. un po' lunga. Immagino. E poi chiedevano quanto tempo hai avuto per prepararti, quanto tempo hai avuto tra un'intervista e l'altra, e Sì. se avevi controllo su questa, hai potuto chiedere, vorrei prepararmi meglio, oppure tu eri convinto, tranquillo, sei andato subito, sparato. Allora, le on-site, diciamo una circostanza normale, giusto per dare contesto, vengono svolte tutte e tre lo stesso giorno, Lo nel senso stesso che loro giorno. ti prenotano il biglietto aereo e l'albergo per una determinata data, vai on-site, vai in ufficio e le fai tutte lo stesso giorno. Nel mio caso, le ho svolte in 3 giorni differenti, ma consecutivi, quindi ho fatto un interview al 3 giorni giorno. differenti, ok. E 3 giorni sono. differenti. È anche faticoso trovare il tempo lavorativamente parlando, cioè se tu stai facendo altro. Sì, io stavo in realtà in contemporanea stavo lavorando perché ai tempi ero ancora assunto in PwC e avevo messo in calendar avevo riservato lo slot, avevo Ok. messo busy, diciamo, dentro. Attenzione, aspetta che ti ho un po' perso. Ti ho un po' perso o mi sono perso? Che succede? Quindi ho detto, ok, Ora dovremmo esserci. ti rivedo. Non so se lo. Ok, siamo tornati online. Mi sa che Siamo tornati. eravamo un po' crollati. Ok. Ok, Ok, sì, ci siamo. anche Penso che sia lato mio il problema, quindi. quindi scusate. Ok. Dicevo, quindi l'ho fatto in 3 giorni diversi consecutivi. Allora, ragazzi, non memate troppo. Chiedono se esiste un periodo di. Dettagli contrattuali sono un po' curioso, però non voglio invadere troppo la privacy. Se vuoi parlare anche di compensation, se non vuoi parlare di numeri assoluti, anche relativamente tra parte salario, bonus, stocks o come è fatta una compensation e poi quello che ti senti di dire lato compensation, sono curioso, ma quello che ti senti di dire, insomma. Allora, da un punto di vista contrattuale relativo alla formula, chiaramente, diciamo, avuto la possibilità di firmare 2 contratti, quindi sia quello italiano che quello polacco, ho avuto la possibilità di vedere le principali differenze, ma che in realtà sono abbastanza specifiche rispetto al paese. Ad esempio, il contratto italiano prevede la tredicesima, la quattordicesima, come tutti, diciamo, come non tutti, la maggior parte dei contratti. Dello stesso settore, invece quello polacco, ad esempio, questa condizione non ce l'ha. L'altro discorso è relativo alla durata, nel senso che non credo che per assunzioni di questo tipo, diciamo, Google non credo abbia mai fatto dei contratti a tempo determinato, diciamo, per italianizzare al massimo questo Ok, concetto. cioè tu sei assunto all'infinito, Non certo. c'è una data di scadenza sul mio Come contratto. anch'io in Svizzera ho preso assunto subito a tempo, come d'altro modo, Sì, però le regole inizi a sono. lavorare e non Sì, hai, cioè, non c'è una non c'è una data scadenza. di scadenza. Non c'è una Chiaro, data di poi in Svizzera scadenza. puoi essere licenziabile con un mese di preavviso, per cui in realtà è Sì, poi diciamo irrilevante. tutta la tematica rispetto al licenziamento, Chiaro. insomma, alle dimissioni è specifico per ogni paese, però diciamo se non fai cazzate, Sì, potenzialmente puoi non uscire mai. l'ho detto anch'io più volte, anzi in realtà uscire per incompetenza è veramente, veramente difficile, per uscire Sì. devi far cazzate,
Al di là di questo qui, beh, in Svizzera io avevo da contratto forse 2 mesi o 3 mesi di periodo di prova, ma era veramente una formalità. E ricordo che io da italiano, tipo al mio manager, ho fatto: ma manager, fra un mese mi scade il periodo di prova, posso sapere se è rinnovato? Io ho fatto: ah, c'è un periodo di prova. Il manager non lo sapeva Sì, neanche. esatto, Cioè... sono un po' quelle cose scritte, diciamo, sul Oh, contratto, ma perché in che poi... Svizzera penso che sia o legale o proprio obbligatorio oppure qualcosa del tipo, magari sono... Non lo so, hanno degli sconti fissi, una roba di amministrazione, che però non ha alcuna rilevanza. Sì, una tematica sicuramente super interessante, è un po' che, diciamo, si racchiude anche poi, si traduce anche in questo, no? È l'estremo senso di fiducia che viene riconosciuto ai dipendenti, nel senso che ti testano e ti sventrano vivo durante le interview, nel senso che ti fanno challenge veramente super approfondita, però nel momento in cui tu hai passato le interview e accetti la posizione, diciamo che ti sei guadagnato completamente la loro fiducia e di conseguenza appunto questo poi si traduce, diciamo, in questa flessibilità, ma anche in questa non presenza di una scadenza del Ok, contratto. perfetto. Però nel tuo caso che è un doppio contratto, Sì, nel mio caso un doppio contratto, nel senso verrai che licenziato, cioè tu verrai sì, licenziato da Google Italia. a un certo punto ero licenziato da Google Italia, esatto, sì. Ma Sì, esatto. sta cosa che prendi e vai in Polonia è una roba che non so perché ho sto pallino del film Verdone che vai a Cracovia. Non so perché. Cioè, è qualcosa che tu hai. Hai Anche qui. scelto? Hai scelto? O era la posizione che c'era, era quella lì? Oppure, Allora, non so, qual sì. è il processo? Allora, diciamo, come ti ho detto all'inizio, come abbiamo detto all'inizio, commerce e shopping in particolare si snoda su Certo. Irlanda e Polonia. Nel momento in cui io ho applicato, la posizione che è stata aperta è stata specifica per l'ufficio di Wrocław, quindi di Breslavia, e a distanza in realtà di pochi mesi hanno aperto poi quello per la stessa identica posizione. È stata aperta per Dublino e poi è stata magicamente chiusa, nel senso che non è stato assunto nessun altro, perché diciamo il livello aggiuntivo è la posizione specifica, come dicevo prima, era Shopping Product Specialist, però è per un madrelingua italiano. Ah Quindi sì? sì, perché diciamo una tematica che non abbiamo toccato, ma magari può essere interessante, è che ovviamente in ambito business e soprattutto per queste tipologie di ambiti, quindi sales, ambito supporto, vendor e quant'altro, c'è una tematica molto importante dei madrelingua, perché chiaramente diciamo la loro intenzione è quella di avere almeno un referente madrelingua per ogni paese. Questa tematica ovviamente è molto presente in EMEA. Dove tendenzialmente c'è un, almeno per shopping, c'è un madrelingua per ogni paese. Quindi, Immagino, certo. C'era anche in quindi io Google Maps. tecnicamente. In Google Maps Ah, c'erano ok. i country specialist. Ricordo che Esatto, c'era un esatto. ufficio a Mountain View. Tutti però a Mountain View stavano. E c'era un ufficio, ma era bellissimo, sembrava di stare alle Olimpiadi, perché tutti avevano le bandiere della nazione. Entravi in un open space Fighissimo. enorme e c'erano Sì. tutte bandiere di nazione, spesso anche dei gadget caratteristici. E una volta stavo in Google Maps e c'era un summit a Mountain View. E c'era il gruppo di quelli, appunto, dei country specialist, quelli che correggevano le cose specifiche della country su Google Maps, che erano vestiti con le magliette da calcio della nazione. E era una roba. Vengono i brividi solo a pensarci, quanto è stato divertente quella roba lì. Ok? Quindi dicevo, tu ora hai un contratto italiano, ti trasferirai in Polonia quando sarà Sì, l'ora. esatto. Immagino che anche come hanno chiesto. Si può chiedere un trasferimento interno, probabilmente si potrà, immagino, non lo so, questo Sì, poi sono sì. politiche, da vedere. Sì, è più, diciamo, aspetto politico che chiaramente, Chiaro. diciamo, non... E dicevo, sull'aspetto compensation, quello che vuoi dire, soltanto, com'è strutturata la compensation? La compensation chiaramente non, diciamo, per un discorso, qui alzo la mano, come dicevo all'inizio, no? Certo, Non andrò a dire chiaramente va benissimo. le cifre, però in entrambi i contratti, ma diciamo è un po', credo sia anche un approccio abbastanza standard, no? È articolata su tre voci, quindi c'è ovviamente il salary, il classico Base salary, salary. il base salary che diciamo, è sempre calcolato su base annua. Poi c'è il discorso delle stock,
E poi c'è il bonus che normalmente, diciamo, da contratto è sempre al 15% Ah, beh, rispetto sapevo che in alla. sales era più alto, sapevo che in sales era più alto, o scala di più con i livelli, o scala di più con le Sì, cose. diciamo poi per Sapevo. esperienza personale, diciamo, è un Allora non sei po', sales, però, certo. diciamo, è più un valore indicativo perché poi è sempre di più, però da contratto è sempre intorno al 15%, diciamo. E poi le stocks con Grant a 4 anni, ovviamente, Esatto, costano. sì, vestono in 4 anni, sì. Beh, adesso con lo split sarà interessante perché Ho vestono più visto la notizia. frequentemente. Perché in Google Esatto. c'era la logica era che in base a quanto effettivo numero di stocks avevi, il vesting dopo il primo anno era in base a quante stock vestivano. E quindi magari per un neoassunto. Non so con che livello di seniority, però magari avevi vesting annuale e poi magari ogni 6 mesi, ogni 3 mesi. Adesso col fatto che in numero le stock sono di più, probabilmente è un vesting mensile più piccolo, ma un vesting mensile sarà interessante. Dopo il primo anno di cliff. Sì, diciamo che a livello di vesting, credo sia 30, nei 4 anni è 30, 33, 33, 33, 22, 22, 12. 12. Sì, hanno Quindi fatto chiaramente, un front diciamo, per un loaded. discorso di, come dire, di invogliare le persone, soprattutto nei primi anni, viene riconosciuto un quantitativo maggiore, veste un quantitativo maggiore di Sì, stock. Tra l'altro, una cosa relativa, diciamo, all'aspetto salariale che mi ha stupito un sacco è stata appunto: io sono entrato il 13 settembre e i primissimi di dicembre ho avuto la mia la primissima lettera col compensation. bonus. Esatto, la Sì. compensation talk che, diciamo, oltre a dirmi a quanto sarebbe ammontato il bonus di gennaio, che poi viene riconosciuto in gennaio, cioè, è stato anche riconosciuto un aumento del salario. Circa il Ok, 4% però in dai, termini numerici, e lì mi sono sentito estremamente, non dico a disagio, sì, perché ma alla fine ho non ho fatto detto: niente ancora. sono entrato da 3 mesi, sono ancora nel pieno dell'onboarding, non ho avuto la possibilità di dimostrare praticamente nulla. Nel senso, sto iniziando sto imparando adesso a leggere e a scrivere, e mi Mi danno state il già bonus. riconoscendo un aumento Beh, e io il sono bonus. entrato a novembre, quindi poi, anzi, è tipo il 5 novembre, che è il lunedì Quindi successivo. proprio a ridosso A della ridosso, arrivo compo. lì, mi E ti sfondo di dico: ok, il tuo cibo, stipendio è ecco, aumentato. l'aumento non me lo. Ce l'ho tutte le lettere di compensation, ovviamente. Però credo che il bonus era basato ovviamente su un fattore 1.0, per cui era il 15% prorata per il Sì, tempo. Tipo 3-4 mila euro di bonus, ok, bene, lanciali, buttali sulla pila con gli altri, grazie. Sì, sono curioso di capire com'è il processo. Forse non hai fatto ancora nessun ciclo di performance. O 6 ore sotto perf? 6 ore sotto perf. Sono ora sotto perf, nel senso che a dicembre ho fatto un mid-cycle self-assessment che, Che diciamo, era palle. più Pure i mid-cycle hanno indicativo. messo. Sì, Mamma mia. nella mia org c'è questo, almeno io l'ho fatto, anche se è stato più che altro per capire come approcciarsi, diciamo, al discorso del self-assessment, perché poi chiaramente la mia performance non è stata valutata. Perché appunto, Chiaro, non chiaro. avendo fatto niente, non avevo la possibilità di ricevere una valutazione. Invece adesso, proprio stamattina in realtà, ho avuto diciamo un meeting col manager relativo al Per discorso parlare della perf. al perf, su Sì, cosa si esatto. viene valutati nel tuo caso? O come funziona la fase di performance evaluation? È simile a tutto il resto di Google oppure è diversa? Allora, onestamente non so Non come lo sai funziona, ancora, diciamo, in certo. tutto Google. Diciamo, nella nostra organizzazione specifica, che poi è appunto GPO, diciamo, l'obiettivo è, sulla base del tuo livello, ogni livello, dal livello 1 al livello 1, che in realtà non c'è, dal livello 2 al livello 8, praticamente ci sono una serie di strategic pillars, quindi che dovrebbero essere Operation Excellence. Gli altri due non me li ricordo, onestamente. Però sono comunque relativi a. No, sono Ok. ok. Successful customer e successful people, qualcosa del genere. E quindi, diciamo, per ogni livello, dal 2 al 8, 9, ci sono, diciamo, sulla base rispetto a questi strategic pillars, quelli che sono un po' gli obiettivi che dovresti raggiungere. Quindi ci sono tutta una serie di indicazioni. E chiaramente il principio è: rispetto al tuo attuale livello, devi puntare a A raggiungere i livello risultati dopo. del livello immediatamente successivo. Questo è lo stesso nel lato software engineer,
i pillar erano più o meno, c'era knowledge, questa è stata fatta via, sommo dispiacere, c'era knowledge, complexity, leadership e impact, erano quattro, poi knowledge è stata tagliata via, per cui knowledge era semplicemente, oh ragazzi, ho preso queste nuove, so fare queste nuove cose, però alla fine se non è attaccato a un impatto, a leadership Certo. o a Rimane fine a se complexity, stessa. rimane a se stessa. E un po' mi spiace, che essendo uno un po' anche amante della knowledge di per sé, quando tolsero nel 2015-2016 la knowledge dai pilastri della ladder software engineer, ci rimasi un po' male. Però erano questi qua, quindi devi mostrare impatto, quindi far cose che avessero un Esatto. impatto, portare del tipo, ehi, ho preso 10 milioni di user e ho migliorato la loro latenza, non so, qualcosa del genere. Leadership, che significa tanto in tutti gli ambiti. Da voi c'è il concetto di leadership? È qualcosa che viene Sì, valutato? diciamo in generale una cosa molto apprezzata e che poi viene positivamente valutata, diciamo, è la proattività, che Esatto, copre sì, ci diversi sta. ambiti. Supportare un membro del team, dire ok, questa cosa la possiamo fare diversamente, che diciamo Prendere è anche un iniziativa. po' esatto, prendere iniziative, che è anche un po' quello che, diciamo, ho fatto io insieme a un altro collega, perché diciamo lui aveva iniziato un po' prima di me, circa 2 mesi prima di me, e quindi ci siamo seduti a tavolino e abbiamo detto ok, cerchiamo di aggiustare e migliorare il processo di onboarding per i new joiner, visto che ormai viene performato praticamente interamente da remoto. Sulla base della nostra esperienza cerchiamo di migliorare quelli che sono gli aspetti che possono essere migliorati. E quindi l'abbiamo fatto sia da un punto di vista dei tool che vengono Onboarding utilizzati. dei merchant, immagino, Onboarding, diciamo, sì, product trainings che durano circa 2 mesi, quindi ci sono 2 mesi Ok. di formazione iper specifica sul prodotto, quindi su tutte le varie feature. E poi, diciamo, nella mia situazione specifica, nel mio ruolo specifico, simulazioni di risoluzione di problemi. Quindi arrivano questi casi, diciamo, c'è un tool dove arrivano questi casi da parte dei vendor, e quindi ci dicono, ok, ho fatto queste indagini, questo il cliente sta riscontrando questo tipo di problema. Gentilmente ci dà una mano a risolverlo, e quindi noi facciamo questo tipo di indagine più approfondita. Ok, tu hai avuto a che fare con customer direttamente oppure no, mai? Una cosa che mi piace tantissimo, che è in netta contrapposizione rispetto al mio lavoro precedente, è che col cliente ho pochissimo a che fare. Nel senso che, Infatti, in Google è raro avere a che fare con i clienti esterni. e qui diciamo subentra un po' la tematica di quello che è il modello di business relativo al supporto che prestiamo, no? Immaginiamo che sia articolato su 3 livelli. Diciamo c'è il primissimo livello, che sarebbe la frontline, che è costituita da un mix sia di vendor, quindi persone esterne, sia di employee effettivi di Google. I vendor sono tendenzialmente tutte quelle persone che fanno parte di società partner, come ad esempio Accenture, per dire che tendenzialmente rivendono i servizi di Google, no? E quindi allo stesso tempo offrono supporto. E quindi loro fanno troubleshooting basico e vengono considerati degli specialisti ge generici, quindi fanno un po' di troubleshooting su search, YouTube, display, shopping e tutti i vari prodotti. E poi subentra diciamo, il mio ruolo, che è invece il secondo livello, dove tendenzialmente arriva sempre un po' una versione filtrata dei casi, nel senso che gli scenari che prevedono il nostro operato sono tendenzialmente tre. Quello di casi estremamente complessi, i cosiddetti edge cases, che non sono contemplati dalle procedure interne e che quindi richiedono diciamo, una serie di azioni ad hoc. Banalmente, alcuni casi possono essere risolti esclusivamente da noi perché abbiamo accesso prioritario a determinati tool interni, Ok. oppure la casistica più noiosa e purtroppo ricorrente è quella di un bug. Quindi qualcosa che non sta funzionando a dovere, e di conseguenza questo poi determina il rapporto che abbiamo con Engie. Esatto, infatti perché c'è una domanda molto tempo fa che avevo letto, ma mi è rimasta nel retro della testa, ma l'ho lasciata un po' passare, perché la domanda era qualcosa del tipo, anche in Google c'è questa famosa, non so, diatriba tra sales e dev. Io tra me e me mi ero risposto, veramente non ho mai visto, infatti non ho mai visto sales in 100 anni, in 7 anni e mezzo, quindi in realtà la mia risposta sarebbe stata,
non, c'è molta meno comunicazione che nelle altre aziende più standard, dove Sales va lì a dire: ehi, dovete sviluppare questa feature. Google non fa così. Google non è che vada al cliente, che il cliente ha Esatto. delle pretese, allora il sales representative va dallo sviluppatore e gli dice: ehi, dobbiamo fare questo. No, non è così. Non è mai stato così. Google Mai, fa le esatto. cose e poi dice: ragazzi, mondo esterno, io faccio questi tool fighi che costano così, volete usarli? Pagate, vi imparate voi, vi fate i corsi per imparare come si usano. E poi Esatto. ovviamente c'è una relazione, talvolta bypassa anche sales, nel senso che quando ero un SRE, quando ero una reliability engineer, noi prendevamo anche i ticket da aziende esterne, cioè Spotify e Snapchat, lo dico spesso, usavano i nostri tool, e quindi Sì. era direttamente dev di qua con dev di Con là. dev di là, certo. Raramente dev e sales dentro Google non conosco molto, però tu, visto che l'hai menzionato adesso, quindi c'è qualche rapporto con il mondo Sì, dev? nel senso che chiaramente appunto la ragione per la quale ci sono questi tre livelli di supporto è chiaramente anche relativa alla conoscenza del prodotto. Noi, seppur avendo il livello 2, seppur avendo una conoscenza più specifica rispetto al primo livello, e Hai vendor, comunque certo. una conoscenza business, e di conseguenza chi, diciamo, alla massima product expertise è chiaramente Eng. E di conseguenza, diciamo, ci sono delle situazioni in cui ci rapportiamo con Eng e quindi diciamo: ok, abbiamo ricevuto questo caso, il problema è stato questo, questa è l'indagine che ho fatto, ho provato a replicare il problema, ho fatto A, B e C. Tutto apparentemente sembra stia funzionando come dovrebbe, gentilmente, diciamo, Potrebbe cerchiamo di capire migliorare. qual è la soluzione. E quindi c'è questo, diciamo, passaggio di consegne tra la parte business e la parte tecnica, dove appunto facciamo queste indagini e poi è Eng che le porta a termine e dice: ok, sì, effettivamente quella problematica è scaturita da un bug, perché tutto era settato correttamente, però Sono qualcosa è curioso andato perché parli storto. di Eng, sono curioso se si tratta dev o SRE o qualcosa del genere, però immagino se più con dev direttamente puoi comunicare, cioè qualcuno che Sì. cambia una feature, non è un problema di reliability difficilmente. No, esatto. In alcuni casi chiaramente ci sono, diciamo, abbiamo aperto delle richieste estremamente specifiche e quindi Eng chiaramente deve anche verificare la fattibilità di Certo, queste certo, richieste. certo. Quindi non è semplicemente dire: ah, ok, un cliente ha bisogno di 200.000, di caricare 200.000 prodotti, dovete semplicemente cambiare il numero. Beh, Dovete no, alzare perché il magari limite. Non è poi chiaramente questo. di là c'è E un problema quindi, di esatto. tanti altri problemi di carico, di immagino, sempre Esatto. complesso. Vorrei farti domande un po' più personali sulla tenuta psicologica, non so, ti parlo, cose magari ovviamente potrei scavalcare qualche soglia, ma tu usa sempre la mano alzata. No, nel senso, ti sta piacendo questa esperienza? Allora, come dicevo prima, è sempre stato il dream job, nel senso che entrare in Google è sempre stato un po' il sogno di una vita, in sostanza. E al momento, diciamo che probabilmente sono nella fase, facendo un parallelismo, no, con le situazioni sentimentali, nella fase dell'innamoramento puro. Honeymoon. Esatto, nel senso che ogni volta che faccio dei meeting con dei colleghi o con altri dipartimenti, termino la Impari chiamata e cose dico: nuove, che sì, imparo bello. cose nuove e dico: wow, amo questa compagnia, perché le persone con le quali mi interfaccio sono sempre estremamente interessanti, c'è sempre un confronto molto costruttivo. E in generale poi, diciamo, ci sono tutta una serie di i famosi benefit, no? C'è una flessibilità immensa, una fiducia Però incredibile. faccio difficoltà a immaginarmi un onboarding remoto, cioè, no, ti È parlo di molto. onboarding, poi dopo Sì, tutte le sì, emozioni sì, sì. che hai descritto sono le stesse che ho visto anch'io dopo 6 mesi, ma Certo. anche dura anche 2 anni sta questa fase qua, poi dopo ovviamente la baseline si resetta e ti auguro di andare avanti all'infinito, ma la parte di onboarding, tu parli di benefit, ma noi la palestra non ce l'avete, come fai a parlare di benefit? Ho avuto Così, la fortuna il occasionalmente cibo e i di andare. ristoranti. Sono andato in Ok. ufficio di Milano. Occasionalmente Tu ci sono abiti a andato. Milano adesso, sì. No, io Non più. sono a Lecce. Sono a Sei Lecce. tornato giù, ok. Sì, in realtà anche questa è una situazione, diciamo, un fun fact, nel senso che come ti dicevo, mi sono trasferito dalla Svizzera, quindi fine 2019, l'intenzione era quella di trasferirmi a Milano inizio 2020, e
mi sono temporaneamente appoggiato dalla mia Aspetta, aspetta, ragazza. devo raccontarmela in testa. Tu da San Gallen all'università Sì. top sei tornato a Lecce, ma per lavorare per No, 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 Google. no, no, Figata, no, cioè, no. Da figata. San Gallo, sì, diciamo questo Tu è fai un la pausa po'. pranzo al mare, cara. Tu vai, sei in Salento, tu sei Guarda, già in non ti nascondo vacanza. che diverse volte ho lavorato dal mare. Ma che figata Ho lavorato galattica. in riva al mare, sì. Mi sono portato la saponetta lì, l'hotspot, e lavoravo da lì. Ok, No, e ripetimi, quindi. l'onboarding remoto, cioè cosa ti manca? Tu hai sentito nominare che Google, le Allora, figate, sì, chiaramente. TGIF dal Sì, vivo. diciamo giusto per dare un po' di contesto più ampio, no? Praticamente nel momento in cui ho iniziato la mia carriera lavorativa fuori dalle mura domestiche, quindi a gennaio 2020 in PwC, ho fatto soltanto un mese e mezzo in presenza, quindi prima che scoppiasse la pandemia. Quindi Qualcosa. diciamo ho avuto un mese e mezzo di esperienza normale. Dopodiché, per una serie di circostanze, son tornato a casa e quindi poi a Lecce, e quindi poi c'è stato il primissimo lockdown, e quindi mi sono trovato a lavorare per Milano da Lecce. E questa situazione praticamente è continuata fino ad adesso, nel senso che sono effettivamente, da quando ho iniziato a lavorare in generale, io ho lavorato sempre da remoto. Cavolo, Quindi ok. ho fatto soltanto un mese e mezzo nell'azienda precedente in presenza, però La remote generation. ho avuto la fortuna di ogni tanto vado a Milano perché la mia ragazza sta ancora a Milano e quindi ogni tanto mi capita di andare all'ufficio di Milano e di vedere un minimo l'ambiente, il famosissimo, diciamo, la famosissima vita da ufficio in Google, quindi il discorso del Beh, dai, è cibo. Milano, però non è l'ufficio No, nuovo, no, no, dai. certo, nel senso No, bello, è più. l'ufficio nuovo è bello. Io ho visto anche quello vecchio, non era neanche un ufficio, a San Io, Babila, niente. diciamo, l'unico ufficio che conosco è quello Conosci là quello lì, via vicino. Confalonieri, a Bosco Esatto, Verticale, davanti al sì. Bosco Verticale, esatto, Sì, sì. quello è carino, sì, Quello è d'accordo. bello. E poi, vabbè, l'altra cosa, ho avuto la fortuna di vedere l'ufficio di New York. New York. Ah, New York? Sì, Ah, ci sono Madonna andato mia. in viaggio con altri amici che lavorano in Google a novembre Quale 2020. building? Quello a Chelsea. Chelsea, quello a Chelsea. Chelsea. Ok. È un building immenso, mi sono perso un sacco di volte a vedere la Bellissimo. gente che girava nel building con i monopattini, è stata una cosa Oh, una incredibile. valanga di foto di monopattini. Stupendo, stupendo. Da A a F, tutta quanta la traversata avanti e dietro. Sì. Figata, figata. L'ufficio di New York, sì, è quello. Poi manca. Tra l'altro, vabbè, c'è una cosa che non voglio dire. Su un segreto aziendale, non lo posso, non lo dico anche se sono fuori. Non lo diciamo, Ok, non lo certo. diciamo. Allora, vediamo un po'. C'era qualche domanda che mi sembra interessante. Si parla di borghi. Prima o poi lo facciamo. Qui ci chiedono il reparto marketing. In effetti, che connessione hai con la parte di effettiva di sales? 000 oppure. Ogni tanto ci capita di interfacciarci con gli account manager, che sono appunto sales per eccellenza, per quei clienti che chiaramente hanno esigenze più specifiche e che quindi hanno un rappresentante in ambito sales con cui ci interfacciamo. Quindi alcune volte determinate richieste rispetto a problemi dei clienti arrivano direttamente da sales e quindi dall'account manager. Questo è in linea di massima il massimo punto di contatto che ho avuto personalmente. Sto pensando, che evoluzione c'è per la tua carriera, la tua ladder? Cioè, qual è il percorso da qui a 5 anni? Se sei ancora in Google e stai spaccando, cosa stai Allora, facendo? se decidessi di rimanere nel mio attuale ruolo, nel senso nello stesso ambito, io potrei ambire, diciamo, lo step immediatamente successivo di quel famoso business support model su tre livelli e andare al livello 3, che sarebbero nel gergo sono i TPE, quindi i Technical Product Expert. Quindi in ambito business sono coloro i quali diciamo, si interfacciano per la maggior parte delle volte con Eng, ma soprattutto in ambito business sono coloro i quali sono un po' il bridge tra noi ed Edge, e alcune volte determinate casistiche sono loro che riescono a Mi risolvere. sembra un territorio abbastanza stretto, no? Nel senso che Sì, non sì. vedo un livello 9 fare una cosa del genere, non No, so. sì, sicuramente no. La cosa secondo me interessante è che in generale, e che a me poi personalmente piace, è
a prescindere dal prodotto, che in questo caso si tratta di shopping, è stressare il concetto di essere product oriented, quindi di avere un approccio estremamente incentrato sul prodotto. E quindi questo Stavo ti infatti per permette. dire, non so, un cambio di ladder a product manager, quello è un Esatto, percorso esatto. Quello standard, può essere. diciamo, gli step più comuni sono andare appunto a fare prodotto o spostarsi in ambito sales, da quello che mi è stato Chiaro, raccontato. chiaro. Questi sono i due sbocchi, diciamo, più scontati e più Chiaro, chiaro. Sì, anche come normali. PM poi sei al limite, PM può veramente Esatto, diventare. esatto, esatto. Quindi diciamo costruisci la tua expertise su prodotto, su un prodotto specifico e poi diciamo la puoi portare in altri contesti. Ok. Quali sono gli aspetti che ti piacciono di meno della tua esperienza? Ok. Faccio veramente difficoltà a trovarne qualcuno, nel senso che sicuramente, come dicevo, è sempre la fase di honeymoon, no? Magari una cosa alla quale ho sempre cercato, che è sempre stata secondo me un punto importante, che in generale è molto presente in Google, il discorso dell'impatto, no? Quindi quello che tu vai a fare in concreto su base quotidiana, l'impatto che poi ha all'esterno. Sicuramente il mio ruolo, quindi quello di risolvere problemi e quindi avere un approccio molto customer centric, diciamo, ha un impatto più o meno importante, che sicuramente può essere quantificato, però non è così tanto impattante. Quindi sicuramente nell'immediato questo è l'unica cosa che mi sentirei di dire, che però credo sia anche un po' ovvia rispetto anche al ruolo, cioè è la mia primissima posizione in Google, Chiaro, quindi ci può chiaro, chiaro. stare. Beh, ti consiglio da vecchio e da uno che ci è passato sopra, no, c'è degli aspetti che, non ti, che senti che possono alla lunga diventare problemi, affrontali presto, non trascurarli. Non subito, ovviamente, Certo, se hai un certo. piccolo disturbo in una direzione, Certo. accoglilo, accettalo, non lo seppellir sotto, perché No, poi no, dopo certo. torna. Magari se fra 6 mesi ancora ti poni la stessa domanda, parlane col manager, ovviamente, Certo, hai sempre uno con cui certo. parlarne. Esistono ancora Sì. tutti quei programmi di mentorship interna, c'era una volta programma di mentor, com'era? Mentor on call, cioè, io ho avuto molto beneficio dal cercare anche mentorship interne, una volta c'era un sistema del genere, non so se esiste ancora, Sì, non ci so se... sono. Sì. So che ci sono, diciamo, anche tendenzialmente la maggior parte di questi programmi di mentorship sono gestiti da altri Googler e quindi tendenzialmente sono altri colleghi che mettono a disposizione le proprie competenze in diversi ambiti. E quindi sì, diciamo, sono anche quello rappresenta, credo, sempre uno dei pilastri fondanti, no, della cultura di Google, ovvero condividere la knowledge o l'expertise in una determinata materia. Interessante. Io sto prendendo un po' di domande dal pubblico perché Vai. oggettivamente ho un po' esaurito le cose. Beh, due chicche ce le ho. Tanto se senti tu di voler in che modo possiamo essere utili a chi ci sta ascoltando? Stiamo, penso, mostrando un ruolo diverso. Abbiamo un po' snocciolato il percorso di Allora, sì. Edoardo. Se hai qualcosa che vuoi Sì. aggiungere, poi Un prendiamo altre diciamo, domande. ho due suggerimenti importanti relativi, diciamo, a una Sia fase nella quale. role related che anche generale, insomma, come approccio. Ok. Sì. Diciamo, il consiglio che mi sento di dare è nel momento in cui volete applicare a una qualsiasi posizione, a prescindere dal ruolo, diciamo, il processo normale è quello di andare su Google Careers, fare listare 10 opzioni e poi magari restringere il campo a quelle per le quali, diciamo, una persona si sente più affine e potenzialmente può esserci un fit, e quindi poi applicare, diciamo, leggi un minimo quelli che sono, no, i requisiti minimi, e tu leggi, ok, serve un bachelor oppure servono 2 anni di esperienza in un settore similare, e una persona che, diciamo, all'esterno, che dall'esterno fa questo tipo di processo, sta 90 su 100 sta applicando per una posizione di livello 6, nel senso che nella stragrande maggioranza dei casi, parlando con altre persone, mi hanno detto: guarda, io ho già applicato in Google magari 3 mesi fa, prima che, diciamo, avessimo una conversazione, ho applicato per questa posizione. Sono andato a vedere internamente nel famoso LinkedIn, diciamo, interno, e in realtà quella era una posizione di livello 5, livello 6, che richiedeva 8 anni di esperienza. Porca Però, miseria. diciamo,
Questa cosa qui chiaramente non Non la traspare sai, certo, dalla non la job sai. description. Quindi, in generale, diciamo, un consiglio è sicuramente quello di, se è possibile, contattare qualcuno all'interno, anche solo per verificare questa cosa qui, e per non bruciarvi una possibilità o per non crearvi false aspettative. Chiaro, chiaro. E la seconda cosa, che questa è stata abbastanza simpatica, mi è successa nel momento in cui ho aggiornato su LinkedIn, diciamo, il fatto che stessi entrando in Google, mi è arrivata una valanga di visite Subito. subito, Ok. principalmente da ex colleghi in realtà, perché avevo taggato PwC Italy e l'azienda, diciamo, il profilo dell'azienda aveva ricondiviso il mio post, aveva consigliato il mio post, e quindi mi è arrivata una valanga di visite e di messaggi da ex colleghi, e alcuni di questi mi hanno aggiunto, e nell'istante in cui mi hanno aggiunto, immediatamente dopo mi hanno subito mandato un messaggio in cui spudoratamente mi chiedevano un referral, proprio nel senso. E io mi sono trovato in una situazione nella quale dicevo: ok, ragazzi, cioè io non sono T'hanno neanche entrato, non ho neanche già iniziato, chiesto il e referral. mi Sì, hanno già chiesto il io referral. c'è stato un periodo che anche io avevo degli amici che periodicamente c'era un amico che ogni 6 mesi: "Ah, Giorgio, ho visto questa posizione, fammi un referral." Guarda, è il settimo che ti faccio. Se non t'hanno preso, magari Sì, a un diciamo certo in punto è anche generale. difficile gestire. Sì, è un consiglio che mi sento di dare nel momento, e io magari in E ti stai questa anche sede. proponendo come tu Esatto. sei presente, a parte sì, a parte sarei molto felice di creare un gruppo di persone che sono già in aziende fighe, sono disponibili ad aiutare persone, nel senso che ascoltare se sono validi candidati e eventualmente referrarli. C'è un mutuo beneficio per tutti, oggettivamente, Sì, perché c'è un mutuo beneficio, esatto. nel senso che se Edoardo segnala persone in gamba e queste entrano, Edoardo ne ha un beneficio economico. Esatto. Chi cerca lavoro e passa con un referral all'interno ha un boost di 20 per sulla possibilità che venga vista la sua application. Anzi, penso che una volta funzionava così: ogni referral veniva visto da un recruiter, quindi non c'era modo che scappasse il referral. Magari qui possiamo approfondire un po' forse la tematica del referral in generale, no? Su Ok, cosa vai, comporta. Diciamo che parliamone. in realtà in concreto è Vedete che bello, solo un. ragazzi, un Googler è uno che è proattivo, sta guidando lui l'interview, però si è Diciamo frizzato. che mi sono frizzato. Sì, Ci adesso sono? Ok, sei frizzato sottonato. adesso. Diciamo che in generale il referral cosa comporta? Comporta soltanto un boost alla visibilità, nel senso che se per quello specifico ruolo sono arrivate 50 candidature, il tuo CV viene messo tra i primi 10, ma se è un profilo non in linea, viene comunque scartato. Quindi è lì, diciamo, il ruolo del referral si limita a questa funzione qui, non dà la Sicuramente, garanzia. certo, io ho fatto molte persone, poi una volta tu fai il referral all'interno, comunque tu sei in un loop, il primo loop sei, per cui se ti arriva una mail internamente del tipo: "Guarda che tizio ha applicato, guarda che tizio l'abbiamo fatto fare il primo Esatto. step, l'abbiamo scartato", quindi c'è in genere un feedback che arriva. Credo che sta Esatto. laggando la live, che sta succedendo? Colpa mia? Nel frattempo leggo il messaggio di Sì, aspetta che Zipino che dice: Edoardo, faccio entrare tutti. stiamo ancora laggando, ragazzi. Io vedo che sono connesso. Bene, Io non vedo troppo di lei, non mi sembra che ci sia. ok. Adesso vedo qualche pacchetto droppato. Ok, Google ci ripetiamo. ha Stiamo intercettati. parlando di processo di referral. E poi intanto chiedo subito a Federico Bidone che risponderemo. Ha fatto belle domande e ti risponderemo. Sai bene che lui è un altro del mio gruppo ristretto. Per cui Sì, ha sì, fatto sì. domande molto interessanti e voglio poi affrontarle. Giusto l'ultimissimo Sì. punto relativo al referral. Nel momento in cui, diciamo, contattate una persona per richiedere informazioni, diciamo, a me una cosa che a me piace in generale, a prescindere che si tratti di referral di Google, diciamo, è: io sono anche disposto a fare due o tre call per confrontarci e per capire un attimo, no? Però in Stai buono, guarda generale. che qui ti bombardano, Ok, sta bene. limitiamoci a una, però in generale la cosa importante credo sia, cioè, raccontami chi sei e che cosa fai, ma soprattutto, diciamo, dove vorresti andare e perché. Quindi cerchiamo di creare valore da questo tipo di confronto, perché io avrei la possibilità di fare un referral a una persona che non conosco affatto, so soltanto il nome e l'indirizzo email, io posso fare un referral a quella Però persona. non ha senso, lo dico Però non ha subito. senso perché non è una cosa che sento, cioè a me piace aggiungere valore in queste circostanze, quindi confrontarmi con quella persona e capire, Bello, diciamo, è encomiabile.
diciamo, come posso supportare quella persona, no? Affinché riesca poi effettivamente a passare i colloqui, a prescindere adesso dal ruolo. Diciamo, dare un contributo, dare il mio contributo. Non voglio fare un referral per il semplice gusto di farlo, anche perché, diciamo, Chiaro. come hai detto giustamente tu, c'è un ritorno economico per chi fa il referral, ma passa veramente tanto tempo Passa, sì, ed è devi essere molto difficile. assunto e dopo 6 mesi ancora Esatto, star dentro e esatto, poi cioè. non sei sempre eligible, nel senso se tu dici questo qui, oh, l'ho Esatto, incontrato ieri al esatto. bar, non ti Esatto. pagano il No, no, referral, esatto. però comunque al di là di questo qui, il processo, Federico chiedeva com'è il processo di referral, è che una persona ti segnala Esatto. e ti arriva a te. Con la tua Sì. mail ti arriva a te un Esatto. link dicendo: Ehi, tizio che lavora in Google ti ha segnalato. Segui questo follow a questo link, segui questo Esatto. link e da lì applica per 3 posizioni, da Per quel tre link lì. posizioni. Sì, Una esatto. roba In del un genere. arco di 30 giorni, di un mese, puoi applicare fino a un massimo Una di tre volta che posizioni. tu, referrato, applichi, io, referrer, mi arrivano la mail. Sai che tizio ha accettato il tuo referral Esatto. link e adesso sei iscritto. È un po' come un affiliato. Se io ti dico: Vai su questo link e fatti un account Interactive Sì, Brokers. il Dico, principio è lo stesso. cazzo, dice lo stesso. E per quello che ricordo io quando ho fatto l'interview training, che dico spesso, comunque con referral i recruiter gli danno un occhio, sempre. Poi Sì, possono scartarti, però se applichi da esatto. Google Career così nudo e crudo, c'è molta possibilità che neanche venga mai visto la tua application. Esatto, ma infatti diciamo una delle cose che mi è stata consigliata prima di applicare, diciamo nel momento in cui mi è stata data un'infarinatura generale, è che statisticamente parlando è più difficile ottenere un'interview piuttosto che passarla. Lo dico sempre, lo dico sempre. Questa, diciamo, è uno dei concetti fondamentali, cioè lo scoglio maggiore sta nel ricevere la mail dal recruiter che ti dice: Ehi, c'è un potenziale fit per questa posizione, discutiamone. Quello è lo scoglio più grande. Tanto vedo che c'è QSAP, che è un Googler ex Facebook, ho letto bene? QSAP, che vedo che sta entrando una discussione. A gamba tesa, sì, puoi fare referral per una ladder diversa, ovviamente. Quando fai un referral, almeno ai miei tempi, funzionava che tu referrer venivi. C'era un piccolo questionario del tipo: quanto conosci la persona? Quanto conosci la persona nel suo ruolo? Sì, e se ci hai mai Quanto ci hai lavorato lavorato insieme? assieme? C'era sempre una sorta Sì, del tipo: sì, sì. mai, poco, tanto, mio Sì, fratello. le tre 3, opzioni 4. sono estremamente very familiar, somehow Sì. familiar e l'ultima not familiar at Quindi all, qualcosa del genere. se dici questo qui lo conosco a malapena, non ci ho mai lavorato assieme, non conosco niente io del ruolo che fa, è un referral molto weak, molto debole, però Certo. sempre un referral è. Se invece tu invece certifichi che ci ho lavorato assieme, lo conosco bene e facciamo lo stesso tipo di lavoro, allora lì Esatto. probabilmente il referral ha molto più potere. E qui diciamo il Credo. concetto di aggiungere valore, no, alla candidatura, non Certo, fare una certo. candidatura sterile, giusto per dire ok, sì, ti faccio il referral. Tu ancora non fai interview, ovviamente, ci vuole un po' No, 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 per... no, no, no. Circa serve, normalmente servono almeno 8 mesi in Così Google in poco, così generale. poco, ok. Quella, diciamo, la timeline consigliata è sempre di circa almeno un anno, però poi ho investigato un po' e si può fare in meno tempo, si possono fare i training relativi alle interview. Quindi io ancora non ho fatto quel tipo di percorso, nel senso non ho ancora iniziato. Mi piacerebbe un sacco, Anche a me piaceva però. tantissimo, non so, mi piaceva tantissimo fare l'interview. Molti ingegneri, molti dev, le interview erano considerate una rottura di scatole, perché oggettivamente fino a un certo anno erano anche poco visibili sul perf. Quindi Certo, ci fu una ok. battaglia attorno al 2017 per creare un'altra voce in tutti quanti il perf, che era la citizenship, qualcosa del tipo: ho fatto attività buone per la famiglia Google, e quindi non Sì. so, anche soltanto organizzare eventi interni oppure partecipare a cose, non so se avevi organizzato il corso di yoga tu, era citizenship, e poi c'era anche fare interview, era considerata citizenship, mentre prima era poco utile per una promozione. Quindi tu facevi 50 interview a settimana, ok, bravo, pacca sulla Avevano, spalla, sì. però dove sta l'impatto, dove sta gli OKR del tuo team? E Esatto. quindi molti riducono al minimo, perché nel tool interno puoi disegnare quante interview a settimana eri disposto a fare. A me invece piaceva, me le tenevo aperte, mi divertivo molto a intervistare candidati.
Infatti io non ho fatto carriera. Quindi allora, già sulla base di questo, non farò il corso, insomma, No, vabbè, credo. a No, un certo punto scherzo. divenne quasi obbligatorio. Cioè, se eri un Sì, software sì, engineer, sì, non sì. potevi esimerti dal fare interview. Ma ci sta, è No, un'opportunità in più. certo. Allora, leggo Kira, che cominciano a non vederci più a quest'ora. Come consigli di gestire la questione? I lavori su Google Carriera a volte sono per livelli 6, per cui si applica in caso non si abbia la possibilità di chiedere a qualcuno di interno. Si incrociano le dita? In teoria dovrebbe essere anche abbastanza comprensibile quando una posizione, no? La cosa che ho un po' scoperto è che generalmente quando, nel momento in cui si legge sia la job description che la job title, diciamo i titoli in Google, come dire, lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che non seguono troppo la gerarchia che c'è in altre aziende. Quindi il concetto di manager, ad esempio, se lo contestualizziamo in un'azienda italiana. Diciamo, è una persona che tendenzialmente ha 7-8 anni di esperienza, quindi una figura abbastanza senior. E invece, nelle varie posizioni Google, quantomeno per l'ambito business, è abbastanza facile trovare nel job title la parola manager, e quindi quello può fuorviare in una direzione o Chiaro, nell'altra. chiaro, chiaro. Beh sì, cioè, se vedi manager e pensi che sia manager come sei uno shopping manager e un commesso, insomma, certo, vuol Esatto. dire che non hai capito No, 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 bene certo. manager che significa. È un po' una delle, come dire, Il non voglio dire buzzword, certo. Sì, esatto. Ma tu prima, ok, tu della parte referral. C'è chi chiede, c'è un limite al numero di referral che puoi fare o usufruire. Non mi pare, non c'era, se Non non sbaglio. credo, come per... No, non credo, Come non lo so. puoi, come li si contatta? Cioè, adesso che hai lanciato il sasso, dicendo, ragazzi, voglio aiutarvi, e poveraccio, poveraccio, non voglio No, essere. no, nel senso già rispetto a quando mi avevi annunciato come ospite nella precedente live e poi anche su Telegram, credo anche lì è arrivata una buona fetta di sia visite sul profilo LinkedIn che diciamo di richieste di Richieste di contatto. Ma in contatto. generale sì, LinkedIn. Ok. LinkedIn, sì. Ok, perfetto. Bene, Adesso bene. stasera dovrò bloccare i messaggi perché non lo so, me ne Sì, arrivano no, allora, 50. siate anche voi strategici, ragazzi, no? Cioè, oggi ho ricevuto una mail, non vorrei quasi condividerla, però un po' per proprio, sennò non è una mail di richiesta d'aiuto, è una correzione di bozze. Cioè, uno mi ha scritto un libro, praticamente. Mi ha scritto un libro che solo per leggerlo ci metto un'ora. Siete strategici se volete chiedere aiuto. Intanto arrivate con qualcosa. Non Esatto. dico da offrire, magari anche sì, ma arrivate con qualcosa del tipo, guarda, io ho fatto già A, B, C e D, non sono convinto dello step E. Ma non arrivate del tipo, io ho 18 anni, non ho idea di cosa fare nella vita, che aiuto mi dai? Quello là ti dico, se arrivo dal mio canale, non risponder neanche. Io ho smesso di rispondere a domande da chi sta parlando allo step 0 e non ha rispetto del tuo tempo. Per cui siete strategici, perché con me funziona che se siete simpatici e fate qualcosa di creativo, quando mi chiedete aiuto, reagisco più velocemente. Però hai qualche suggerimento da dare per chi vuole il tuo aiuto? Ma sicuramente diciamo, è importante adottare anche una strategia di storytelling in quello che avete fatto, anche banalmente da un punto di vista del percorso accademico. Non è necessario diciamo, fare rocket science, no? Come si dice nel gergo, però è anche importante il modo in cui si presenta quello che è il tuo percorso e quello che hai fatto. Quindi anche lavorare su questo aspetto. Comunicativo su come vendersi, senza ovviamente cadere nel problema di fare overselling, ma neanche nel problema di diciamo non valutarsi abbastanza. Quindi, diciamo, è importante anche l'aspetto di come si comunica quello che si vuole fare e quello che si è fatto. Make totally sense. Allora, qui io direi che siamo quasi in chiusura. Prendo un paio di domande e poi dopo ti lascio Ok, andare. ok. Federico chiede, quanto del tuo tempo assorbe Google anche passivamente? Nel senso, rimani a pensare al lavoro anche quando sei a cena o al mare? Bella domanda, Federico. Ci sono dei momenti, allora tendenzialmente sì, assorbe la maggior parte della giornata lavorativa, ovviamente,
anche se non c'è, diciamo, la tematica legata agli orari, nel senso non hai degli orari fissi, è abbastanza flessibile sotto quel punto di vista, però ci sono chiaramente delle urgenze rispetto al, diciamo, una delle metriche che viene valutata nel mio ruolo specifico è quella lì di, ok, è arrivato un caso, l'ho preso in rassegna, devo offrire una soluzione entro determinate tempistiche. Normalmente in alcuni casi ci sono quelle super urgenti che devono essere risolte in 4 ore, Oh wow, avete invece gli SLO come i SRE? sì, Avete sì, l'SLO sì, di sì, sì. 4 ore? Ma Poi c'è anche magari on call, c'è anche il concetto di on call. sì, ma immagina Ah, una situazione ok. nella quale quelle sono le cosiddette escalations, no? Che sono quelle più critiche. Immagina arriva la società X che ti dice: ho investito 10 milioni di euro in advertising e le campagne sono Non droppate stanno completamente, non funzionando. stanno funzionando. È chiaro che c'è un'urgenza Certo. importante. E quindi, diciamo, quindi dal punto di vista del tempo ne assorbe tanto. Ci sono dei casi in cui ci penso anche il weekend, magari a un determinato caso ho detto ok, ho fatto questo tipo di indagine, ho, diciamo, dato questo tipo di soluzione, avrei potuto fare questo step in più o avrei potuto considerare anche quest'altro aspetto. Però in generale, diciamo, non è un, diciamo, in termini di tempo non è overwhelming, nel senso che io personalmente non mi sento sopraffatto. Ok, e ti chiedo sempre Federico come follow-up, riesci a portare anche altri interessi, hobby, aspetti della tua vita oppure... Certo, all'inizio è un po' travolgente l'entrata in Google, Sì, immagino. Uno all'inizio. vuole anche tagliare, personalmente dico, aspetta, sto in Google, è la carta della mia vita, altre cose le metto in stand-by volontariamente. Poi a lungo Sì, termine sì, sì, sì. ovviamente il consiglio è di non essere Diciamo che solo... all'inizio, cioè una cosa banalissima, dopo 3 giorni che ero entrato nell'inbox avevo 300 email. Una cosa banalissima. Ah, ok, Avevo. beh, ok, questo è Google 101. Cioè, Sì, ci sono esatto. anche dei corsi interni sul mail Sì. management e così Sì, via. Se non io, impari a esatto. gestire le mail, No, muori. esatto, fa proprio parte in realtà del core, non facendo parte del core, no? In generale, diciamo, una caratteristica comune, abbastanza comune a quasi tutti i Googler è quello di essere abbastanza eclettici, no? Quello di avere molti interessi in parallelo, che poi sono anche spesso argomento di discussione e di confronto con i colleghi. In generale, dico, io ho tante passioni, una tra queste, diciamo, è anche un po' quella dell'intrattenimento, e piccolo Cioè, spoiler successivo. In realtà questa non è la prima volta che vengo in live su Twitch, perché in ok. passato ero uno streamer, nel senso No, sono un attenzione. grandissimo appassionato di videogiochi, e Ma a parte quindi. che hai una presenza scenica che si vede che sei a tuo agio, si vede che sei. Grazie, ti Attenzione, ringrazio per ti si questo. trova? Esisti? Ti si trova da qualche Sì, ho appena parte? scritto ciao in chat. Io sono Villeron, è il mio nickname che utilizzo in tutti i giochi. In Ok, realtà, se cliccate su quel profilo, che ormai non utilizzo più da un sacco di tempo, avevo dei follower, perché per un periodo, credo fine della triennale, tipo 2014, 2006, no, guido, account creato nel 14, però è sì, 14 tra l'altro. esatto. Diciamo, ho streamato e facevo un po' di intrattenimento, diciamo, un po' di gameplay così, e poi in Bene, parallelo tutti avevo anche. quanti a iscriversi al canale. No, ma ragazzi, no, non vi iscrivete perché tanto non faccio più live. Però sì, in generale, diciamo, una delle cose importanti in generale per la cultura Google è importante che ci sia un balance tra la tua vita lavorativa e la tua vita privata. È molto, diciamo, è un meccanismo molto incentivato, perché, diciamo. Come sei, Joe? Che bella questa Si energia. Che bella questa vede proprio, energia. si vede proprio. No, ok, dopo un po' e quindi. di anni, un po' te la domandi se ma è veramente. Lo dicono perché devono dirlo? Oppure non lo so, poi vabbè, una visione un po' più dark perché sono stato un po' dentro. Però sì, di facciata o quantomeno anche nei fatti, probabilmente c'è una forte spinta al work-life balance. Poi ovvio che è il tipo, sono i progetti e anche la voglia, l'ambizione personale, la voglia di scalare Esatto, livelli che ti esatto. fa lavorare tanto. Io quando nei primi 3 anni in Google Maps, ricordo che il secondo anno, forse dopo la fase di honeymoon, che mi sono un po' più rilassato in realtà, sono un po' più goduto, sono ancora sono un po' all'inizio, però poi dopo sono entrato in un paio di progetti interessanti che mi hanno portato a promozione e lì ho lavorato tanto, ho lavorato anche più delle standard 8 ore, però se lo integro nella mia carriera in Google ho avuto delle fasi in cui ho lavorato molto di meno, per cui alla fine era una flessibilità che se la guardo adesso con l'occhio, come dire, a freddo, dico,
è stata una bella flessibilità. Se volevo spingere, mi era consentito, ero incentivato, fallo, sfondati di Esatto, lavoro, sali, fai esatto, carriera se vuoi, se non vuoi però è ok, non ti ammazza nessuno. esatto. Esatto. Però mentre stavo dentro ovviamente ero un po' in un turbine di emozioni diverse, però sì. Però all'inizio è così, c'è Google, work-life All'inizio, balance. quindi rappresento proprio appieno No, poi l'ogico porterò benissimo. molti altri Googler, proprio prima è venuto un mio amico che forse già martedì faccio un'intervista con un mio Ma se amico non, perché se Googler. non sbaglio l'avevi annunciato, era il livello 7, un È livello livello 7. 7, Avevi detto sì. nella live precedente che probabilmente sarebbe stato il Sì. top, il Ma top no, della Wikipedia. giovedì prossimo ho un ospite diverso, più figo, che Ok. per lo più un altro livello, un altro livello che adesso annuncerò dopo con te. È uno di quelli che sognavo da bambino di portare sul mio canale, che non è, oddio, vabbè, è Emanuel Casto, è il Casto Divo, sarà sul mio canale, giovedì prossimo. Però martedì, probabilmente ho un'altra intervista, faccio due chiacchierate interessanti la settimana prossima, martedì, perché sennò il mio amico scatta troppo in là e lui si sta Ok. licenziando, quindi adesso ancora lo trovi su Teams, ma dopo non lo trovi più, non ti dico ovviamente il username, non LDAP, ricordati, LDAP is not username, cerca in Imgen, LDAP is not username, gli ingegneri si incazzano. Quindi poi porterò questo mio amico a livello 7, program manager. E, non so perché me ne sono uscito così, però ecco, voglio portare tutto uno spettro di persone, no? C'è l'intern, c'è il Noogler, c'è quello, un livello 9 porterò a marzo, sì, e un livello 6, ho un po' tutto uno spettro di persone, quindi magari anche per il mio pubblico sarà interessante vedere Esatto, un'evoluzione dell'uomo Googler dentro. Tra l'altro poi era. sì, e Sì. quindi No, nel poi. senso, era un po' quello che dicevamo all'inizio, no? Il motivo per il quale poi ti ho contattato, no? Cercare di offrire, diciamo, più punti di vista rispetto alla stessa azienda, Il quindi 7 non è più. da fuffa guru. Sì, finisce il livello, finisce 17. Infatti, Jeff Dean è il livello 17. Allora, ok, dai ragazzi, che dite? Ma come Teams? Non uso Teams, no. Teams è un tool interno. Vabbè, non è segreto. Cioè, uno dei tool interni. WHOV/username. Comunque c'è una pagina interna per ciascun Googler in cui c'è anche le foto, c'è anche da quanto tempo sta lì, che badge ha, varie cose. Ogni persona ha una pagina interna. Non è un segreto, non è La cosa un dei badge è bellissima, segreto. È il mi piace. capolavoro, minchia, Io sono riuscito ad avere, sono, come dicevo prima, estremamente appassionato di videogiochi e sono cresciuto con i Pokémon e quindi nel mio profilo MOBA capirai, c'è sì. tutto il Pokédex della prima generazione. E la Madonna, Sì, quindi ok. ho 100, Wow, quanti sono? già, 100, già. Ok, wow. Ti sei messo proprio ad andare sì, c'è intenzionalmente. stato un giorno in cui mi sono proprio Cioè. messo a spulciare, diciamo, i profili MOBA degli altri amici, di altre persone, e dicevo, wow, questo c'ha dei badge fighissimi, li voglio anch'io. Io ho tutti quelli sulle change list. Se vai nel mondo dev, trovi quelli con le change list, tipo quella del full, del poker. Sì, Una sì, change sì, sì, list sì. con 5 numeri uguali. E quindi cercavo di Sì. beccare le cose giuste. Ok. Bene, non so, penso che abbiamo snocciolato parecchie cose interessanti, Edoardo. È stato uno strapiacere, spero di rivederci magari. Piacere mio. Quando ho fatto la carrellata dei Googler, magari organizzo un panel tutti assieme. No, Dai, insomma, sarebbe vediamo. fantastico. A Sarebbe breve voglio fantastico. organizzare un. Visto che quando ho fatto un po' di videetti e mi hanno contattato molti lato machine learning, penso che fra un po' aggregherò un po' di machine learning. Workers e farò forse una live con più persone. Anche che se comincio adesso a serializzare gli ospiti, sono già pieno fino a febbraio dell'anno prossimo. E Wow, no, no, veramente molta gente vorrei portare sul canale, però cerco di aggregarli un po', fra un po', vediamo un po'. certo. Non scala più uno alla volta. E via. Bene, Edoardo, è stato un grandissimo Grazie mille, Giorgio, piacere. è stato un piacere anche per E restiamo in contatto. me. Tanto Assolutamente. ti bombarderanno adesso Sì, e spero. ti manderò un Mandami un report. report, Ti sì. Bello, mando un report, dai, facciamo così. In ottica metriche, ti mando un molto. report con, Ok. diciamo, percentuale di domande e di commenti utili e quelli inutili. Facciamo così. Esatto. Mettilo negli OKR e lo Esatto. voglio. Buon perf. Grazie mille, buona continuazione e grazie, diciamo, per il contributo e questa Grazie iniziativa di condivisione che fai. a te. Grazie mille, Io un abbraccio a tutti. salutiamo Edoardo, io resto ancora un po' con voi, ancora qualche minuto.
Allora, ragazzi, bene, chiudiamo questa, chiudiamo quest'altra pagina. Bene, io sono molto contento di sentire testimonianze del genere, di vedere. A parte mi ha fatto rivivere un po' l'entusiasmo iniziale. E ogni tanto mi manca, ovviamente, un po' alcuni aspetti del mondo in Google mi mancano. E poi accade questa cosa, no? Che dopo, non lo so, quando hai un litigio con qualcuno all'inizio ti ricordi soltanto le cose negative, poi dopo il tempo passa, gli aspetti negativi un po' si smorzano, no, ce li ho ancora belli presenti, però molti aspetti romantici mi mancano, perché Google è Google, quindi anche se ne parlo talvolta in toni un po' da piccato, un po' da, ah, però questo, quest'altro, così, resta il fatto che a chiunque consiglierei di tentare un'esperienza, cioè no, non fatevi limitare se qualche volta mostro che io ho avuto anche dei problemi, ovviamente. Per adesso lo levo, intanto non serve più. Allora, dato, vi ricordo che ho annunciato che giovedì prossimo dovrebbe esserci Emanuele Casto. Non ho ancora, cioè, siamo già confermati, però magari gli scriverò per conferma, 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 ma immagino che tutto vada a posto. E proprio oggi parlando con mio carissimo amico, che è quello che perde a Terraforming Mars, quello che perde spesso a Terraforming Mars, testimone di nozze, mio testimone di nozze, le nostre famiglie sono molto legate, abbiamo fatto vacanze assieme, lui è a livello 7, program manager, che lui, c'è uno spoiler che non vi racconto, e spero di portarlo martedì, il giorno libero ideale, se no va troppo in là poi dopo, perché va a marzo, aprile e c'è un cambiamento che poi vi racconterà lui. E quindi lo voglio fare prima di fine febbraio. E purtroppo, se non riesco. Volevo settimana prossima, in realtà, fare martedì sera la parte 2 della Investing from Zero to Hero. E poi l'interview a Emanuele Casto. Allora, o può darsi che ricavo un giorno extra, ora che ci sono anche i suoceri. Può darsi che ricavo un giorno extra per fare una live in più. O se no, slitta alla settimana dopo l'interview, cioè la live sugli investimenti parte 2. Beh, un calendario pieno, mi piace, mi piace, mi piace. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, è stato un piacere.